Buongiorno a tutti, apriamo l'incontro di oggi che è dedicato all'archeologia pubblica del comune Civitella Paganico, ma che ha come interesse più generale l'archeologia pubblica, in Maremma, e siamo particolarmente lieti di farlo dalla sede della Fondazione del Polo Universitario Grossetano, che è un po' l'elemento unificante, catalizzatore di tutte queste iniziative di ricerca che coinvolgono la sovrintendenza, le associazioni, varie università, vari istituti di ricerca, e per questo sono molto lieto e molto grato alla professoressa Gabriella Papponi Morelli, la presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano, che porterà i saluti della Fondazione. Prego. Grazie, professor Farinelli, buongiorno a tutti. Per me è una bellissima giornata questa, perché il fatto che abbiate scelto come luogo di trasmissione, ma non solo trasmissione tecnologica, ma di trasmissione di cultura, la Fondazione Polo Universitario, che come sapete da tempo e molti di voi l'hanno frequentata, ha il suo corso in archeologia. Io lo semplifico in questa maniera, per cui il fatto di essere qui, secondo me, per voi è essere un po' a casa, e di questo vi ringrazio di aver scelto questo domicilio per questa bellissima iniziativa alla quale tengo molto e che spero sia l'inizio di una serie di iniziative di questo tipo, che rientra anche, direi, in una delle missioni della Fondazione Polo Universitario, in quanto una delle missioni a cui io personalmente, ma credo tutto il nostro consiglio d'amministrazione, il nostro comitato tecnico-scientifico, teniamo di più, è quella della divulgazione e della disseminazione. Purtroppo nel nostro paese spesso fatti e attività come quello che oggi voi descriverete e renderete pubblico sono sconosciuti al grande pubblico, e questo è veramente una mancanza grave, perché una delle nostre missioni insieme all'università è la cosiddetta terza missione, che, come tutti sappiamo, riguarda quanto delle ricerche, degli studi, della didattica ricade sui territori. Ma molto spesso attività come quella che negli anni avete portato avanti e state ancora portando avanti non sono abbastanza conosciute. Sarà mio impegno futuro, è un impegno formale, veramente mio impegno futuro, fare in modo che iniziative di questo genere siano ripetute, proprio per contribuire a innalzare il livello di consapevolezza e di cultura di tutta la cittadinanza. Grazie di nuovo, Farinelli, grazie a tutti coloro che proveniendo da diversi mondi collaboreranno. Io vi auguro buon lavoro, lascio il mio posto e vi seguo da un'altra parte. Grazie professoressa, io mi riconosco molto in questa diciamo, prospettiva, secondo cui appunto le strutture della fondazione, con la biblioteca, con i laboratori, possono aiutare le altre forze in campo a condividere la ricerca e anche il tema della divulgazione. E come linea generale cercherò di seguire una linea di tipo cronologico, cioè cercare di partire sui vari progetti dalla fase più antica, e chiederei a Paolo Nannini della Sovrintendenza di parlare di questi murali e del progetto sui murali di Monteleoni, ma vorrei sapere per la condivisione se per le immagini
Sì. Prego. Buongiorno, grazie per l'invito, ovviamente grazie a tutti e un saluto da parte anche della mio e della soprintendenza. Allora, sì, vi parlo in grandi linee ovviamente perché il progetto è corposo e sta andando avanti dal 2018, quindi praticamente. Scusa? Ah, da qua? Non è questo? Ok, ora mi sentite, ma qui no, no, non si... qui non mi vedo io. Quindi. Però per abbassare, ok, benissimo. Bene, cominciamo, entriamo nel merito perché il tempo stringe. Dunque, oggi appunto vi parlo di questo progetto e parliamo quindi di questo sito che sicuramente i maremmani, i grossetani conoscono, almeno di nome, anche per esserci stati, che è appunto Monteleoni. Qui vediamo un'immagine panoramica di questa montagna che ha una vetta poco superiore ai 600 metri e come si vede dalla foto ha in effetti la forma, può ricordare insomma un leone accovacciato. Difatti il nome del monte fino a diciamo la seconda guerra mondiale era Monte Leone e non Monte Leoni, e quindi poi è cambiato, non sappiamo bene perché. Comunque il nome originario è quello che troviamo in bibliografia, appunto, Scusami fino Paolo, perché sì? non vediamo la condivisione dello schermo, quindi non vediamo le immagini. Ah, ecco, no, questo è un problema. È come... io non so come risolvere, però. Pausa. Dov'è la foto? Vedete ora l'immagine? Sì? Ok, bene. Quindi dicevo appunto, vi parlerò di questo monte della Maremma, che è uno delle emergenze, insomma, anche proprio morfologiche della Maremma, e che ci vede impegnati dal 2018 come soprintendenza che coordina appunto questo progetto e tre associazioni del territorio che sono appunto Odysseus, la Società Naturalistica e Speleologica Maremmana e Progetto EBA. E, diciamo che appunto questo progetto sta dando dei risultati interessanti anche in certo qual modo inaspettati. Sicuramente questo sito rappresenta una potenzialità per il territorio, per ritornare sul discorso iniziale che faceva Roberto, che sicuramente non è assolutamente, queste potenzialità non sono assolutamente espresse, almeno finora. C'è stato un primo, diciamo, sasso nello stagno durante l'Ottocento, poi diciamo tutto è andato un po' nel dimenticatoio. Non dimentichiamo che voglio dire che questo complesso abbraccia i comuni appunto di Civitella Paganico, Campagnatico, Roccastrada e anche Grosseto, quindi una grossa parte del territorio maremmano. Bene, allora questo per andare avanti. Ok, questo vedete è una copertina appunto di una rassegna bibliografica che stiamo appunto finendo di editare, che vede appunto i loghi dei protagonisti di questo progetto e quest'immagine del leone che poi appunto vi spiegherò. Queste sono le associazioni, Odysseus, appunto la Società Naturalistica e Speleologica Maremmana e Progetto EBA. E, questi siamo noi, però ecco, il leone.
Dunque, cos'è questo leone? E mi serve per introdurre appunto un po' la storia delle ricerche sul sito. Allora, queste ricerche partono in realtà anche prima del XIX secolo, però è nel XIX secolo che hanno una accelerazione. Questi due signori accanto al leone di Cnido, che appunto per analogia riporta anche al toponimo Monte Leone, sono appunto Charles Newton e Richard Pullan, che sono due personaggi non da poco della storia dell'archeologia del XIX secolo, perché lavorando insieme, appunto, oltre alla scoperta di questo magnifico esemplare marmoreo del leone di Cnido, che oggi è al British Museum di Londra, furono artefici della scoperta e dello scavo del mausoleo di Alicarnasso, quindi di una delle sette meraviglie del mondo antico. Cosa lega questi personaggi a Monte Leoni? Il fatto che uno dei due, quello a sinistra, appunto il Pullan, è stato praticamente il primo che ha fatto un'esplorazione, una ricognizione sul monte nel 1877. In realtà la storia degli studi, cioè l'interesse degli anglosassoni, della comunità anglosassone su questo sito, parte da questo signore qua, che è Charles H. Wilson, che era un scrittore appassionato ovviamente di cultura e di storia, e pittore dell'Inghilterra vittoriana. Fra l'altro Wilson conosce l'Italia in una precocemente, che era ancora un ventenne, insieme al Pifferi, perché infatti è autore delle illustrazioni che corredarono la pubblicazione nel 1831 del Viaggio antiquario per la Via Aurelia, che molti di voi conosceranno perché è una testimonianza interessantissima appunto sulle emergenze anche della Maremma, e corredata appunto da questi disegni che ci riportano un po' in quei tempi dove la Maremma era certamente molto diversa. Questi sono ad esempio il disegno sul lago di Castiglione, fatto appunto da Wilson in questo viaggio insieme al Pifferi, e questo è il Duomo di Grosseto. Ecco, ne ho messi due tanto per farvi capire un po' di che si trattava. Siamo infatti nel periodo del Grand Tour, in cui appunto questi intellettuali aristocratici di tutta Europa venivano in Italia per abbeverarsi, diciamo così, alla storia e alle bellezze artistiche e paesaggistiche del nostro territorio. Questo signore qua invece in tenuta di caccia è il, anche se non lo si direbbe, è il conte Bossi Pucci. Era praticamente parente del conte Salviati, e il quale era proprietario di una gran parte di Monte Leoni. Questo personaggio, che amava gli sport all'aria aperta, amava la caccia e quindi faceva frequenti battute proprio nel territorio di Monte Leoni, è lui che nei salotti fiorentini dell'Ottocento, della seconda metà dell'Ottocento, parla di queste muraglie che ha visto appunto percorrendo le macchie della Maremma, ne parla proprio al Wilson, e il Wilson rimane certamente affascinato, sorpreso, e quindi da lì partono queste spedizioni esplorative per Monte Leone. Il primo, abbiamo detto, è stato il Pullan nel 1877, quello del Leone di Cnido, e che pubblica il resoconto di questa sua di questo suo giro a cavallo di una giornata, praticamente lo pubblica su The Academy, che era una rivista, un periodico settimanale di Londra. Da questo suo resoconto prende spunto il Dennis, famoso autore delle città e necropoli d'Eturia, per aggiungere nella seconda edizione appunto del libro un'appendice proprio dedicata a Monte Leoni, in cui descrive appunto queste muraglie riferendosi al report, diciamo, del Pullan, e ne fa, diciamo, comincia a fare delle considerazioni, a porsi degli interrogativi che dobbiamo dire non sono a tutt'oggi risolti. Nel 79 il Pullan pubblica la sua, diciamo, il resoconto della sua esplorazione con
una serie di considerazioni anche sulle ipotesi e sulla datazione di queste strutture. In questo libro, vedete, edito appunto a Londra nel 1879, dove parla di città dell'est e città italiane. Ora, questo in effetti non è molto conosciuto, però se si va a vedere l'indice si vede che in questo libro il Pullan, che era architetto, non era archeologo, ma insomma era appassionato ovviamente di storia e di archeologia, tratta di Damasco, tratta di del Cairo, tratta di Alessandria, tratta della città santa, insieme a città italiane come appunto Corneto, Cortona, Roma, ovviamente Napoli, Tivoli. E però, come potete vedere, al primo proprio posto delle città italiane parla la scoperta di una fortificazione preistorica e si riferisce proprio a Monteleone. Questo invece è lo Stillman, subito negli anni successivi questo giornalista, giramondo, fotografo e corrispondente del Times, prima ad Atene, poi a Roma, anche lui appunto conoscente e frequentatore dei salotti fiorentini e conoscente del Wilson, viene a sapere di questa scoperta appunto del Pullan, e il Wilson lo incoraggia a fare una spedizione per acquisire ulteriori elementi. Lo Stillman infatti riesce a fare questa spedizione e a rimanere addirittura una settimana a Montorsaio con i fondi del AIA, che era la neonata istituto archeologico americano, che per la prima volta finanzia una spedizione. Bene, lo Stillman è stato oggetto anche recentemente di una biografia, L'ultimo amatore, che ne ripercorre un po' la storia. Questa è la pubblicazione che ha fatto lui nel 1880 al primo report annuale dell'Istituto Archeologico Americano, datato appunto maggio, Boston, 15 maggio 1880. In questo lavoro lo Stillman appunto esordisce con queste parole: signori, ho l'onore di narrarvi, di parlarvi delle rovine di Monteleoni nella Maremma Toscana. E correda il suo lavoro con questa mappa, che vedete è una mappa un po' schematica, ma insomma si riconosce ovviamente Monteleoni, e in questa mappa lui fa già una prima mappatura di quelle che noi abbiamo poi intitolato a lui il corridoio dello Stillman, cioè questa serie, questa teoria di muri che corre parallela partendo da un punto comune, e che tendenzialmente va dalla valle dell'Ombrone alla valle della Bruna. Infatti, e qui voglio concludere per non rubare troppo tempo agli altri, e infatti lo Stillman pensa, sull'origine di questa muraglia, che abbiano uno scopo difensivo come di una popolazione molto antica, addirittura pre-etrusca, e lui pensa addirittura agli Umbri, che arrivati dal mare si siano insediati in questa promontorio montuoso, che vedete include anche il Moscone e Roselle, che all'epoca fosse stato bagnato dal mare nella parte occidentale e meridionale, e che quindi avessero costruito questa imponente muraglia dalla Valle del Bruno alla Valle dell'Ombrone per difendersi dalle ostili popolazioni indigene del nord. Certamente questa è un'ipotesi tutta da verificare, e per certe cose ovviamente non regge all'analisi successiva, anche geologica, insomma, del contesto, però ora non voglio qui parlarvi ulteriormente di questo fatto. Finisco dicendo che questa pubblicazione nel 1880 degli atti di Boston ovviamente porta a Monteleone all'attenzione anche degli archeologi e della comunità italiana, degli studiosi. E infatti il Fiorelli, che era alla Direzione Generale delle Antichità di Roma, ne viene a conoscenza sempre tramite l'interessamento del Wilson, che gli passa questo lavoro dello Stillman, e allora il Fiorelli scrive al Gamurrini ad Arezzo,
E gli dice: ma guarda, qui hanno scoperto questa cosa, hanno pubblicato, vedi, manda qualcuno, insomma, manda il Pasqui a verificare quello che dice questo giornalista. E infatti il Pasqui nell'81, quindi l'anno dopo, si reca a Monteleone e fa una relazione che non è stata mai pubblicata e noi l'abbiamo ritrovata nell'archivio di Stato a Roma dopo una ricerca abbastanza complicata e abbastanza lunga. E vedete, il Pasqui, appunto, anche lui pubblica una cartina molto più schematica di quella dello Stillman, in cui comunque traccia sempre l'andamento di questo corridoio, di queste due muraglie che anche noi abbiamo verificato. Questo è appunto l'inizio della lettera, datata 28 luglio 1886, perché poi ci fu un seguito, insomma, di questa corrispondenza. E a questo punto, brevemente, una carrellata di quello di cui stiamo parlando. Ecco, i murali nelle nostre ricognizioni, vedete, sono delle strade di pietra. Questi muri ovviamente sono crollati, anche se in certi punti mantengono i fili esterni e interni e anche un certo alzato, però sono colossali. Noi abbiamo misurato addirittura fino a 3 metri e mezzo, 4 di spessore, e non meno di 1 metro e mezzo. Vedete, si diramano ancora sotto la macchia, fornendo queste immagini e queste situazioni anche molto suggestive, anche se non solo facili ovviamente a percorrere né in tutta la loro estensione. Questo, vedete, è un alzato ancora presente, si vede ovviamente la tecnica molto primitiva, addirittura con pietroni non lavorati e giusto apposti e senza neanche zeppature, come anche in questo caso. Ecco, qui c'è proprio una cresta di pietroni messi che rappresentava l'orlo, poi ovviamente franato per ovvi motivi, in un ambiente anche molto, diciamo così, suggestivo e molto selvaggio. Ecco, come qui siamo proprio all'interno di una foresta fittissima in cui si intravedono queste pietre coperte di muschio, oppure in dei canaloni con delle enormi frane all'interno. Questo è il corridoio che abbiamo mappato, quindi sono noi per ora. Questo è il castelliere nella parte alta, abbiamo mappato circa 20 km di strutture. Oltre al castelliere, che era certamente già noto, questa è una pubblicazione addirittura in copertina di un lavoro del Mazzolai. E queste sono le nostre foto di oggi del castelliere, che è proprio sulla sommità. Però ecco, certamente c'è dell'altro. Noi nelle ricognizioni abbiamo trovato anche molti reperti, non tanti, ma insomma alcuni significativi, come questa macina, che potrebbe essere anche medievale, perché è noto che nel sito c'è anche appunto il convento della nave, l'insediamento medievale della Navaccio, oppure frammenti fittili. Qui c'è Carlo che ha trovato un'improbabile industria litica, che ovviamente è uno scherzo della natura, come anche uno scherzo della natura questo Moai che emerge dal terreno e che potrebbe aprire nuovi orizzonti all'interpretazione del sito. Con questo concludo, grazie. Grazie Paolo per questa bella illustrazione e per aver compreso quanto possibile i tempi e magari anche agli altri relatori. Io consiglio di rimanere per 10 minuti, ma se ci fosse bisogno si può arrivare a quanto dura, anche perché alcune relazioni sono saltate, quindi abbiamo un po' più di Ok, idee. grazie. Magari nella discussione finale, Certo. libera, abbastanza spontanea, potremmo anche tornare su questo argomento alla luce di quello che verrà detto e alla luce del tema dell'archeologia pubblica. Cosa alle popolazioni locali possiamo chiedere per incrementare la conoscenza, la tutela, la valorizzazione di queste strutture veramente eccezionali, atipiche, Eh ma sì. più che atipiche davvero eccezionali. Sì, che non hanno confronti. Qualche confronto, parlavo con i colleghi, forse nell'area, diciamo, del Monte Maggio e dell'area nel nulla del Castiglione che Dio sono sapere, l'area Sì. francese, Sì, lì ci sono dei castellieri, quelli di Siena Vecchia, ci siamo stati. Sì. Montauto, è una vicenda piuttosto simile medievale rispetto a Ah, ok. Monteleone, nel senso che
Abbiamo un tentativo di quasi incastellamento, ma che rimane molto apparentemente fallimentare. Ci sono queste strutture, c'è la tentazione di usarle per trasformare un castello, ma l'ambiente, le risorse non vanno e il contesto non lo rendono molto adatto a costruire un castello, o forse come accade in piccola scuola, e quindi abbiamo un po' tentativo di incastellamento piuttosto incerto, che sfrutta alcuni aspetti che sono, diciamo, la rilevanza strategica di queste strutture, ma non la sostenibilità dal punto di vista economico, di poter sostentare un villaggio terreno così povero. Però, insomma, poi ci torneremo. Ma ecco, dal punto di vista, diciamo, della discussione, dovremmo appunto interrogarsi su questo, cioè cosa magari ancora ci risalgono di più rispetto a questi viaggiatori ottocenteschi, perché cacciatori, bracconieri, cercatori di Possiamo ritornare affondi. forse gli elementi anche su questo fronte, certamente. E poi, appunto, cosa, come, diciamo, che futuro? Il futuro, Valorizzazione. perché la valorizzazione qualche volta è anche mettere in pericolo certi. Cioè, questo è un aspetto che noi dell'università, diciamo, teniamo meno presente perché siamo con la valorizzazione sempre, voi della sovrintendenza, invece sapete se si dice che in quel luogo c'è una bomba, oppure c'è Pure un se c'è uno terrorista. scavo, si lascia aprire. Poi Quindi, la notte qualcuno arriva. arriva e quindi c'è il problema di conciliare anche le certe forme di valorizzazione, che non sapevo, ma ho visto anche da strutture naturalistiche, cioè anche alcune emergenze naturalistiche non vengono segnalate per evitare che poi diventino meta di protezionismo e poi sia dal punto di vista, diciamo, dei minerali, eccetera. Però dunque, io non voglio rubare tempo ai relatori e dare la parola a Mariangela Marchetti, che lei è della sovrintendenza, e adesso a Perugia, ma che si è a lungo occupata di questo territorio e che ci parlerà delle ricerche del periodo successivo, cioè tombe di Scarpazzi. Voce, non si sente la voce. Credo che vediamo se riesco a farlo. No. Mariangela, dovresti attivare il microfono. Ora mi sentite? Sì, perfetto. Ciao. Perfetto, era stato disattivato. Allora, provo a condividere lo schermo. Vi ho mandato anche aspettate, il power. Ok, vedete? Pronto? Sentite? Sì, ancora non appare, ma c'è un po' di tempo in genere. Vedete lo schermo? No, per ora no. Ancora. Vediamo te, ma non la condivisione. Miseria, Forse adesso. Ecco, ora forse sì. Sembra non ci abbia tanto. Preferisci il contenuto da qua? Vedete lo schermo? No, ancora no, e vediamo molti problemi di connessione. Dicevo, preferisci. L'audio non Potresti. Sì, posso condividere io? Ah, ecco, qua. Esatto, sto riprovando, ma mi dice connessione in corso. Vedete?
Sta iniziando a condividere i voci del messaggio. Vedete ora? No. Come? Sì, adesso si vedeva. Allora lo rimetto. Ora? Sì, ok. Perfetto. Allora spero di riuscire ad andare avanti io senza ulteriori interruzioni. Buongiorno a tutti. Ringrazio Roberto. Mi sentite, vero? Sì, sì. Ok, ringrazio Roberto Farinelli, l'Università di Siena Grosseto, l'Associazione Archeologica Odysseus per questo invito a partecipare. È vero, ora sono in Umbria, ma sono stata funzionario archeologo dell'allora Soprintendenza Archeologia della Toscana e mi sono occupata diversi anni del territorio grossetano, ma diciamo anche come direttore di musei fino a quest'anno, e quindi ho avuto il piacere e l'onore di conoscere la Associazione Odysseus di partecipare insieme alla sede di Grosseto, e saluto Paolo Nannini che dirigevo all'epoca, alle ricerche anche nel territorio di Civitella Paganico. Nello specifico, il ruolo dell'allora soprintendenza è stato quello di contribuire allo scavo della necropoli di Casenovole, di Casal di Pari, già nota dagli inizi in letteratura archeologica dagli inizi del Novecento, grazie anche a Bianchi Bandinelli che aveva pubblicato una tomba in località Poder Nuovo, ma soprattutto venuta alla ribalta grazie alle ricerche dell'Associazione Odysseus. E a proposito del tuo intervento, Roberto, sulla archeologia pubblica, devo dire che il caso di Paganico, di Civitella Paganico, è un ottimo esempio di archeologia pubblica. All'epoca, insieme all'associazione, quindi al gruppo archeologico, partecipammo anche alla Magna Carta del Volontariato Archeologico al LUBEC, per evidenziare l'importanza di questa sussidiarietà verticale, cioè dell'importanza della partecipazione dei cittadini a tutti i livelli, dallo scavo alla musealizzazione. In questo caso parliamo di scavo, ma con l'associazione abbiamo anche organizzato una mostra temporanea sui rinvenimenti dell'epoca presso il Museo Civico Isidoro Falchi di Vetulonia, ed altre ne potranno essere organizzate, senza contare un'esposizione permanente su cui potremo tornare. Quindi io ho raccolto a Civitella Paganico il lavoro svolto dalla collega Gabriella Barbieri. All'epoca si poteva ancora condurre uno scavo non in concessione, ma sotto la direzione scientifica della soprintendenza, avvalendosi di professionisti in loco e dell'apporto preziosissimo dell'associazione Odysseus. In questo ringrazio Andrea Marcocci veramente di tutto, compreso l'avermi aiutata a preparare il PowerPoint di oggi, a cui io ho aggiunto però delle ulteriori immagini dalle pubblicazioni fino ad ora note sulla necropoli di Casenovole. Il territorio, lo ha già sottolineato Paolo Nannini, è densamente e fittamente abitato in diverse epoche, però è un insediamento sparso, ancora poco noto, costituendo questo il territorio amiatino e quindi la via dell'Ombrone un importante punto di raccordo tra le città, nel caso etrusche, parlo di rinvenimenti etruschi dell'interno, quasi quali Chiusi, Volterra e il Senese, e quindi il mare, quindi nel caso specifico la città etrusca di Roselle. Quindi la necropoli, così al servizio di un abitato sicuramente nel territorio di Civitella Paganico, i rinvenimenti legati agli ex voto, quindi a Podere Cannicci, di cui sicuramente si parlerà in seguito, così come appunto gli scavi da tutti i punti di vista, la carta archeologica del territorio ha rivelato l'importanza strategica di questa necropoli, probabilmente già in uso tra V e IV secolo a.C., ma con una abbondantissima evidenza in epoca ellenistica. Ecco qua, ad oggi sono note delle tombe 9, 10, 11, parlerà sicuramente Valerie del Segato, che sono state invece scavate in regime di concessione di ricerca proprio da Andrea Marcocci e dall'Associazione Odysseus, avvalendosi di ulteriori collaborazioni.
Le tombe scavate dalla collega erano la tomba del Tasso e la tomba dello Scarabeo, così note in un caso del rinvenimento di uno pseudo di un anello con corniola con Castone Ginevore, uno pseudo Scarabeo in che vedete nell'immagine, e poi la tomba del Tasso dalla presenza di uno scheletro di questo animaletto rinvenuto al momento degli scavi. La necropoli ha evidenziato diverse tipologie tombali, le più note sono le tombe a camera, a piccolissima camera le direi all'oculo e a fossa. Probabilmente lo sviluppo e l'ulteriore proseguo della ricerca potrebbero rivelare ulteriori sorprese e precisare anche dal punto di vista della cronologia e delle tipologie, dare diverse ulteriori informazioni e novità. Io sono intervenuta nel restauro dei materiali della tomba del Tasso, che è una tomba a piccola camera rinvenuta, per fortuna non violata. Un aspetto purtroppo importante della necropoli è la profanazione di molte delle tombe in diverse epoche, sicuramente già in antico. Invece la tomba del Tasso, che ospitava soprattutto esclusivamente sepolture a incinerazione, databili tra la fine del terzo e la seconda metà del secondo secolo a.C., era inviolata. I materiali sono stati rinvenuti quindi in grossa parte all'interno della tomba, ma anche nel dromos, rivelando sia riti di deposizione offerte al momento della apertura e riapertura della tomba, sia un aspetto piuttosto interessante che poi avremo modo di su cui avremo modo di tornarci su con la tomba delle foglie d'oro, del riempimento del dromos, è un dato molto discusso dagli studiosi, successivamente ad ogni sepoltura. 29 probabilmente le incinerazioni, 27 urne cinerarie, il materiale ceramica vernice nera, figure rosse, pareti sottili, unguentari, ci dà questo excursus cronologico. Gli elementi di maggiore, ecco la tomba in corso di scavo, fu difficile scavarla per la presenza di un abbondante sedimento e probabilmente non ha aiutato nella ricomposizione dei corredi anche lo scavo fatto a fettine procedendo dall'ingresso, quindi non in orizzontale, dall'ingresso verso il fondo della camera, cameretta di 2 metri per 2 circa, con un lungo dromos di accesso, così come una banchina su 3 lati a U, sono le caratteristiche principali della necropoli. Tra i materiali anche notevoli bronzi, e specchi con la raffigurazione di Lase che danno un ulteriore riferimento cronologico al secondo secolo avanti Cristo, e soprattutto anche, a questo a mio parere uno degli elementi di interesse di questa sepoltura, la presenza di monete utilizzate notoriamente come obolo di Caronte, rinvenute sia all'interno dei cinerari che tra le urne, che all'interno delle ciotole coperchio che sovrastavano i cinerari stessi. Questo è un particolare riuso di una delle monete in una olpe di bronzo a sacco, mancava un piedino, è stata limata, l'unica moneta che presenta fortissime tracce di consunzione, si tratta di un quadrante, è stata limata e riadattata a piedino appunto del reperto. Le monete danno un excursus cronologico tra fine terzo appunto e metà del secondo secolo avanti Cristo. Ci consentono anche di affrontare il problema della romanizzazione del territorio, nel senso che sono tutte monete emissioni romane, si tratta di assi della serie Giano Prua e poi un vittoriato e poi una sottofrazione della stessa serie. Gli usi quindi apparentemente sembrerebbero romani o comunque aver risentito fortemente della romanizzazione in un contesto che è prevalentemente, lo vedremo anche dalle iscrizioni rinvenute, etrusco. Questo non significa comunque sic et simpliciter l'adozione di costumi funerari o di credenze romane, perché già nelle tombe etrusche era presente le asrude, le sgravi, anche nella tomba di Poder Nuovo sono presenti emissioni etrusche, volterrane e vetulioniesi. Significa comunque l'aver adottato come mezzo di scambio e di commercializzazione la moneta romana, e quindi nonostante siano noti spesso i rinvenimenti di monete, l'aver ritrovato un contesto intonso, il potere osservare i rapporti esistenti tra sepoltura, numero di monete e collocazione è un elemento di estremo interesse,
che è stato preliminarmente presentato insieme a Massimo De Benetti in un convegno a Grosseto e speriamo possa poi avere la sua più completa edizione. La tomba ha riservato, sempre in fase di restauro, altri elementi di interesse. Al momento della pubblicazione di Gabriella Barbieri erano note solo alcune iscrizioni. Il gentilizio era quello degli Ulfnei, un gentilizio femminile, non altrimenti attestato su una di queste urnette in pietra fetica che rivelano stretti rapporti con la Valdera, la Valdelsa e la Valdorcia, e sono probabilmente riconducibili a una bottega che prediligeva questo schema cerchi con rosette inscritte. Ma nel Dromos è stata rinvenuta, e questo ringrazio anche il minuzioso lavoro di restauro della sede di Grosseto, questo piatto a vernice nera pubblicato nella rivista di epigrafia etrusca con una iscrizione quasi totalmente leggibile che richiama la famiglia dei Lecne, in questo caso un gentilizio maschile, ma presente probabilmente anche all'interno della tomba attraverso l'abbreviazione vel.le, che potrebbe quindi essere ugualmente sciolto e rimandare questo gentilizio noto in una tomba familiare tra Asciano e Trequanda, di recente ripubblicata anche da me presentato un contesto di Pienza, Cretaiole, e quindi una famiglia importante per questo territorio. Fra l'altro, la iscrizione si spiegherebbe bene se pensiamo che il fatto che l'ipogeo appartenesse a questa famiglia ha reso meno necessario sciogliere alcune abbreviazioni come quella appunto di Vel o Lart, e nel caso invece della Ulfnei potremmo pensare all'arrivo della donna nella famiglia per vie matrimoniali. Questi sono sicuramente due elementi di interesse della tomba del Tasso, a cui si aggiunge, considerando le altre tombe, come il caso della tomba dello Scarabeo, la tomba del Tasso scavata nel 2007, nel 2009-10 la tomba dello Scarabeo, si aggiunge il dato piuttosto interessante di tombe che presentano sia il rito inumatorio che quello incineratorio. La tomba dello Scarabeo appartiene alla fase, diciamo, ellenistica più antica della necropoli, perché presentava soltanto tomba inumazione, purtroppo in uno stato di fortissimo sconvolgimento, ecco qui alcune immagini dello scavo, e materiali sia, ecco qua di nuovo l'anello aureo, e materiali a figure in ceramica figurata sia, e anche con ornati geometrici e vegetali che rimandano al IV secolo a.C., quindi ad una delle fasi, ma ci torneremo anche su questo, più antiche della necropoli. La mia presenza a Casenovole e a Civitello Pagano ha coinciso con lo scavo di due tombe, la tombe 6 e 7, la tomba cosiddetta delle tre uova, perché eccezionalmente una tomba all'oculo, diremmo, di piccolissime dimensioni, però di nuovo la fortuna di trovarla intatta, chiusa dal lastrone in grande lastrone con alcune zeppe che vedete ai lati e ancora quindi ab antiquo, e rinvenuta grazie a forti piogge che avevano rivelato la cavità all'interno della collina. Ecco, il dato interessante è quello del rinvenimento quasi integre di tre uova che sono state pubblicate in uno studio paleobotanico e paleozoologico fatto con l'Università di Firenze dalla Sandra Cencetti, che ha permesso di individuare, è abbastanza raro perché sono documentate spesso nelle tombe le uova, ma negli scavi ottocenteschi non vi si dava grande importanza e sono per lo più andate persi, maggiore ovviamente l'interesse in tempi recenti. In questo caso siamo riusciti a determinare la razza, che è una razza a metà tra mugellese e maremmana, e a valutare anche l'individuo a cui erano stata dedicata questa offerta, un individuo, ecco qua la tomografia ossiale computerizzata della sepoltura, individuo adulto ma non anziano, probabilmente un uomo, e lo scavo del cinerario ha permesso di individuare anche le caratteristiche della raccolta delle ossa combuste dalla pira funebre, quindi con una selezione e una collocazione di alcune parti di stretti corporei in una zona del recipiente piuttosto che in un'altra. Le uova rappresentano un potente simbolo
simbolo non solo sono da considerare un'offerta alimentare, ma un auspicio di vita e di resurrezione. Appartengono a molte divinità come Demetra e Core, aspetti legati al mondo dionisiaco ed orfico, e quindi nella perfezione del contenitore ellittico si racchiude appunto tutta una serie di simbologie, probabilmente legate forse anche alla figura di questo defunto, che non doveva appartenere a una ricca sepoltura, a giudicare dalla mancanza di elementi di corredo. Passo alla tomba delle foglie d'oro, con cui mi avvio a concludere. La tomba delle foglie d'oro è stata scavata invece tra 2014 e 15 e appartiene alla zona della necropoli più vicina l'attuale strada provinciale. Apparentemente credevamo che fosse una tomba inviolata perché il lastrone di chiusura era ancora in situ. Invece ci siamo accorti, a alcune foto in corso di scavo, vedete in basso il motivo per cui questa tomba si chiama così, cioè la presenza di foglie d'oro e rinvenute prevalentemente del Dromos, oltre una trentina, appartenenti a una corona di foglie di alloro o lauro, che secondo gli studi della Cohen è databile tra IV e inizi III secolo avanti Cristo, indossata come simbolo di status da uomini e donne. In questo periodo è documentata nella fattispecie individuata a Casenovole, a Volterra, a Vulci e a Chiusi stessa, a cui rimandano altri materiali della necropoli. La tomba, come dicevo, nonostante la prima impressione, è risultata violata tra un profondo pozzo di spogliazione largo circa 80, profondo 2,70, che ha determinato anche il crollo della volta della camera e quindi ha reso particolarmente faticoso anche in questo caso lo scavo. Ringrazio qui Leonardo Bernardi e Serenesse Schifano, che hanno seguito tutto il lavoro di scavo e poi successivamente di restauro, portando i materiali ormai quasi allo stato finale di questa fase del restauro. La tomba era interessante perché univa insieme il rito inumatorio e incineratorio, con una fossa di riduzione sulla banchina di destra e quindi con una ricollocazione delle originarie sepolture e inumazione, con una vera e propria disposizione selettiva delle ossa craniche, tutte raccolte verso il fondo della camera rispetto alle ossa lunghe. Credo che Stefano Ricci Cortili vorrà aggiungere qualche cosa in proposito, con una serie di offerte, di ciotole quindi poste in punti strategici di questo sistema, non in connessione anatomica, ma volutamente risistemato dopo la prima deposizione all'interno della tomba. Quindi, dovendo individuare alcune fasi fondamentali di questa sepoltura, possiamo pensare, e qui vi introduciamo un altro elemento importante per la cronologia della necropoli, all'interno del Dromos sono stati rinvenuti due piedini di cista con la raffigurazione di un sileno semirecumbente, quindi semistraiato a banchetto, che può essere databile già nel V secolo e comunque non troppo in basso nel corso del IV secolo. Quindi a giudicare da questi rinvenimenti, ma bisognerà finire di completare lo studio anche di tutti i materiali rinvenuti, una prima apertura della tomba deve collocarsi forse tra fine V e IV secolo avanti Cristo, a cui appartengono le deposizioni e inumazione. Poi gli Etruschi stessi hanno riadoperato il luogo con sepolture e incinerazione, sono stati trovati frammenti di urne in pietra fetida che rimandano all'ambiente chiusino e nuove sepolture. In questo caso la scelta di materiali è sia da ricondurre alle deposizioni più antiche che recenti, e quindi l'ultimo intervento in ordine di tempo, il pozzo di spogliazione, che ha sconvolto e portato via prevalentemente i materiali più recenti. Tuttavia le foglie d'oro erano già state sparse nel Dromos da chi, quindi dagli Etruschi, che nel corso probabilmente del terzo avevano riadoperato
liberato e riaperto la sepoltura. Queste sono soltanto alcune delle novità di una necropoli che merita di essere pubblicata e finita e ulteriormente indagata per l'importanza che riveste come territorio di confine. I materiali lo vedete, scifoi sovradipinti del gruppo Ferrara T585, il Pilichest del gruppo Clusium, una chelebe volterrana del pittore del Pigmeo, quindi ci rimandano all'ambiente che dicevamo prima, chiusino, senese, volterrano, e dimostrano l'interesse di queste metropoli etrusche a spingersi lungo la via dell'Ombrone verso il mare. E i riti funerari ci consentiranno ulteriori determinazioni per quanto riguarda la società che ha espresso appunto questo abitato come i suoi santuari e naturalmente appunto i suoi costumi funerari. Io ringrazio di nuovo, spero di essere rimasta, ho fatto una sintesi molto, molto stretta delle principali testimonianze a cui ho partecipato, rimando a Valerie Del Segato per raccontarvi le ulteriori sepolture rinvenute negli ultimi anni. Grazie. Grazie, sì, in effetti è molto interessante e molto concentrato su tutti gli aspetti più maggiore interesse. Da subito la parola al segato dell'associazione Odissea, pregandola già di condividere proprio eventuale in modo da guadagnare questi tempi tecnici. Grazie. Innanzitutto mi sentite? Perché ho qualche problema di connessione. Lagga un po', come dicono i giovani. Okay. Allora, sto condividendo lo schermo. Vedete. Ok. Riuscite a vedere lo schermo? Sì, adesso si vede. Ok. Allora, colgo l'occasione naturalmente per ringraziare il professor Farinelli e Andrea Marcocci per avermi invitato a presentare questi dati sulla necropoli. In particolare ringrazio Andrea per avermi dato l'opportunità di studiare alcuni dei materiali che vi presenterò oggi. Non mi dilungo troppo sul tempo, visto che la presentazione della dottoressa Turchetti è stata più che esaustiva a riguardo. Mi limito a farvi vedere dove si trova il sito di Casenovole nell'ambito di quelle che sono le evidenze principali di epoca ellenistica, che sono quelle in verde, che come è già stato detto sono un po' la fase più nota del comparto di Civitella Paganica. Allora, parlerò delle indagini recenti, quindi 2017-2020, in cui qua vedete le aree della località di Marchetto, la località su cui si è installata la necropoli, questa sorta di micro rilievo, e le indagini, come potete vedere, si sono concentrate sul versante orientale. Allora, nel 2017 è stata indagata appunto la tomba 9, questa tomba è una tomba a camera quadrangolare, in tutto simile a quelle presentate in precedenza, come per esempio la tomba del Tasso. La caratteristica di questo scavo è stata appunto quella di trovare la tomba non in ottimo stato di conservazione. La revisione integrale del materiale e delle sequenze stratigrafiche ci ha permesso di capire che la tomba è stata oggetto di numerosi interventi, quindi da parte di Tombaroli, probabilmente durante l'epoca moderna. Tra l'altro, appunto, la fase di spoliazione della tomba è piuttosto ben riconoscibile, si daterà intorno all'Ottocento grazie alla presenza proprio di materiale ottocentesco e presenta alcuni materiali, per esempio
abbiamo delle ceramiche depurate, delle ceramiche in vernice nera che appunto grazie allo studio è stato possibile ricomporre, perché effettivamente il materiale, nonostante la spoliazione, in realtà era piuttosto numeroso il materiale residuo. E grazie a questo studio, oltre a almeno tre inumazioni, è stato possibile riconoscere degli indizi di appunto incinerazioni. Gli indizi sono, per esempio, alcune di queste forme che sono delle grandi olle utilizzate soprattutto in ambito volterrano, per cui trovano dei confronti piuttosto diretti, come appunto dei cinerari. Altri indizi di cinerari sono frammenti di urne in pietra fetida, in particolare degli esempi in fase di ricomposizione dei frammenti. Si tratta di urnette piuttosto simili a quelle che sono state presentate anche prima. Ci sono anche frammenti appunto delle rosette, per cui diciamo piuttosto ben riconosciute. Inoltre vi ho messo alcuni dei resti diciamo metallici individuati. Infatti è piuttosto plausibile che la tomba in fase di violazione fosse stata soprattutto privata di quelli che erano i materiali metallici, quindi più ricchi. La tomba, lo studio della tomba e della sequenza ha permesso quindi di individuare almeno due fasi di vita. La prima fase di vita, quella con la copertura dell'ingresso della camera, che si è vista parzialmente nella slide all'inizio, diciamo si può datare intorno agli inizi del terzo secolo, mentre una cospicua parte del materiale arriva fino agli inizi del secondo secolo avanti Cristo. Abbiamo la tomba 10, che è stata invece scavata nel 2018. Si tratta di una piccola tomba piuttosto simile in questo caso alla tomba delle uova, quindi con un dromos molto piccolo che è una piccola cavità diciamo circolare scavata nella roccia di 50 cm per 60, con all'interno una deposizione entro un'olletta, questo qua che vedete, nera, un'altra piccola olla, sempre in vernice nera. Questo tipo di materiale consente di datare in via molto preliminare entro la prima metà del secondo secolo avanti Cristo questa piccola deposizione. Un pochino più complesse sono risultate invece le indagini successive, quelle che vanno dal 2019 al 2020. Dico più complesse perché hanno rivelato una realtà diciamo nuova per quello che erano state le indagini fino ad ora condotte nella necropoli. Infatti abbiamo aperto un'area denominata Saturno, nella quale sono venute in luce una tomba fossa, che risulta essere comunque una novità ecco, all'interno della necropoli. Questa tomba fossa ha restituito i resti di un inumato di sesso maschile con un semplice anello in bronzo, per cui diciamo si rende piuttosto difficile attualmente la datazione della stessa. Andando ancora più risale, vediamo questa sorta di muretto posto in opera a secco da forma semicircolare. Questo è interessante perché all'esterno è stata rinvenuta un'olla con incinerazione, per cui presumibilmente un indicatore vero e proprio in realtà di incinerazione conservata entro un pozzetto, per cui anche questa si tratta di una novità nel panorama della necropoli. L'olla, come vedete, è in questo molto grezzo, la tipologia inizia ed è nota soprattutto in ambito settentrionale a partire dal IV secolo a.C.
e all'interno della stessa, durante il microscopio, è stata rinvenuta questa fibula. La fibula è piuttosto particolare perché rimanda a delle tipologie latenne, per cui delle tipologie di ambito italico settentrionale, e trova dei confronti piuttosto diretti con Friuli e Veneto. La presenza della fibula fa scendere un po' la cronologia dell'incinerazione entro la seconda metà del terzo secolo avanti Cristo. Una richiesta: siccome l'audio non è molto buono, se sì, potessi andare il più possibile al computer, perché quando parli più vicino mi dispiace, mi sentite abbastanza? Sì, così sì, è quando diciamo, un attimo. Allora torno magari su questa slide e poi in realtà avrei concluso. Stavo dicendo che appunto all'interno del saggio 1, proprio a ridosso di questo muro a secco, è stata rinvenuta un'incinerazione entro un'olla che appunto trova degli stretti confronti in ambito etrusco settentrionale a partire dal IV secolo avanti Cristo, entro la quale è stata rinvenuta successivamente al microscavo questo particolare tipo di fibula. Si tratta di una fibula in ferro di tipo laten che trova stretti confronti in ambito italico settentrionale, soprattutto con Friuli e Veneto. La presenza della fibula fa scendere la cronologia almeno alla seconda metà del III secolo avanti Cristo. Naturalmente il materiale che è stato ritrovato intorno a questa sepoltura ancora in fase di restauro, per cui sicuramente permetterà di chiarire in maniera migliore quelle che sono le cronologie e anche l'utilizzo di questo pozzetto in particolare. Concludo dicendo che le nuove prospettive di ricerca naturalmente sono piuttosto ampie. In particolare questi ultimi scavi hanno permesso quindi di andare a definire ancora meglio la complessità del sito, inserendo quindi all'interno del panorama non solo le più caratteristiche, forse più note, tombe a camera, ma anche tutta un'altra serie di tipologie, quindi di usi e costumi della necropoli, piuttosto variegato e ancora da in via di definizione, per cui sicuramente le nuove prospettive riguarderanno il chiarimento dei rapporti che ci sono tra questo sito e i centri di Volterra, Chiusi e Roselle, di cui appunto abbiamo fatto cenno anche prima, la diacronia stessa del sito e la topografia della necropoli. Infatti noto che sulla sommità di questo microrilievo è stato rinvenuto una sorta di tamburo, quasi a formare una specie di tumulo su cui si vanno ad inserire sulle pendici queste tombe. Inoltre l'approfondimento e l'ampliamento del saggio 1 sicuramente consentirà di meglio comprendere la funzione di questo muro posto a secco, e inoltre aggiungo l'inserimento della tomba 2, che si tratta di una tomba posta diciamo più a monte rispetto alle altre, che è stata indagata negli anni precedenti e che il cui scavo non è stato portato a termine, poiché è stata interpretata come una tomba scavata nella roccia ma non finita. In realtà diciamo ci siamo posti un po' il compito e l'idea di andare a ripulire, ad approfondire anche questo tipo di tomba, poiché la struttura della pianta ricorda molto da vicino alcune tipologie di tombe rinvenute sulle pendici occidentali della città di Roselle, scavate nella roccia e edite anche solo parzialmente da Aldo Mazzolai. Per cui diciamo, concludo gettando lì queste nuove proposte per il futuro. E vi ringrazio per l'attenzione.
Stefano Ricci a presentare la propria relazione. Grazie. Buongiorno. Allora, ditemi se è tutto ok. Sì. Vedete? Sì. Allora, sì, intanto grazie per avermi invitato a partecipare. Io mi sono occupato degli scheletri di, appunto, di Case Nuvole. Ora qui vedo che lo schermo mi ha un po' rimpicciolito l'immagine. Comunque, grazie, insomma, alla possibilità che mi ha dato Mariangela Turchetti, e grazie anche all'associazione Odysseus e Andrea Marcocci per avermi supportato e sopportato anche. Vi dirò proprio due brevi cose, perché non è che poi sono ancora stati, insomma, sono dati per lo più inediti. Per chi si collegasse un po', anche chi non è della zona, siamo in questa parte di mondo. Siamo nella Toscana. Io ho qualche difficoltà, vedo le immagini che si aprono un po' a rilento. Se tutto bene, voi non mi dite niente, io proseguo. No, non sento. Per me è ok, io vedo. Vediamo bene. Io vedo. No, perché si stanno muovendo a scatti e un po' rimpicciolite. Ecco, questa è l'immagine che vi ha già fatto vedere Mariangela Turchetti. Io mi sono occupato in particolare della tomba delle foglie d'oro, a cui ho partecipato anche allo scavo e allo studio dei materiali antropologici provenienti dalla tomba dello scarabeo, che erano già in studio da parte di un'altra equipe che ho ereditato. Ecco. Non erano ancora state pubblicate insomma, per esteso, c'erano stati dei dati preliminari. Sulla tomba delle foglie d'oro, alla quale ho partecipato proprio direttamente a partire dallo scavo, da questo punto di vista sono ancora inadempiente, perché devo ancora restaurare e studiare il materiale. Però vi faccio vedere qualche curiosità nella metodologia di scavo. Sono immagini che avete già visto, insomma, con le ossa accumulate in una parte della camera, come vi aveva già detto la dottoressa Turchetti, con una qualche forma di ordine con i crani, cioè era una deposizione di tipo secondario, però, quindi ossa che erano state già mosse, però non credo che sia un caso che gli scheletri, che i crani fossero, diciamo, deposti in una parte della tomba con le ossa lunghe invece di disposte, diciamo, più o meno dall'altro lato. Quindi una qualche forma, insomma, di deposizione primaria era rimasta. Ora, io sono un po' fissato in questa, per deformazione professionale, ma nell'accuratezza dello scavo, perché sono informazioni. Per me lo studio inizia direttamente dallo scavo, per cui e non è nemmeno che poi si rallenti lo scavo in maniera particolare, si tratta solamente di sapere dove mettere le mani e le cose che ti servono, perché, come poi adesso vi faccio vedere nelle altre slide, ci sono indagini che iniziano proprio direttamente dallo scavo. Per cui questa era un'immagine, appunto, delle fasi. Quindi questo è proprio un brogliaccio che io faccio durante le fasi di scavo, come se fossero dei fogli che tolgo, numero tutte le ossa, e mano a mano che le tolgo, e quindi ho una visione che ora si fa, io la faccio anche proprio fisicamente a mano, si fanno con fogli di AutoCAD, insomma ci sono altri sistemi. Ecco, la particolarità della cosa è che in particolare della tomba delle foglie d'oro, a cui ho partecipato direttamente, di realizzare delle stereofoto, cioè stereoscopia. Non sono le cose meravigliose che fa Paolo Bennati, metto già le mani avanti,
È semplicemente sono due fotografie che simulano la distanza interpupillare, poi con uno strumentino molto semplice, un'ottica, mi permettono di ritornare sullo scavo. Quindi se c'è qualche, le faccio proprio perché se c'è qualcosa che non mi torna, mi ripermettono immediatamente di ritornare sullo scavo. È semplicemente spostando la macchina fotografica e simulando questa distanza interpupillare che, visto che si parla di archeologia pubblica, possono avere anche una valenza didattica, perché io per esempio le uso anche a lezione, perché riporto gli studenti praticamente sullo scavo, semplicemente con questo strumentino. Ecco, passando invece a tutto questo, mi permette di effettuare tutta una serie di operazioni ed indagini, cioè l'accuratezza dello scavo, a volte maniacale, però per esempio, facendo riferimento alla tomba dello scarabeo, quindi non avendo partecipato direttamente allo scavo, ma avendo ereditato il materiale dall'equipe che mi ha preceduto, a volte mi trovo in difficoltà perché quella cosa particolare che mi serve, che dovevo vedere, io non ho, se non ho proprio una documentazione molto accurata, qualche cosa la perdo per strada. Anche qui, comunque, le fotografie che mi ha passato Andrea mi dicono, insomma, delle cose, mi raccontano una storia. Ossa, anche queste accumulate in una parte della camera in maniera molto disordinata, con qualche cosa interessante che mi sarebbe piaciuto, insomma, se fosse stato presente, analizzare meglio, con qualche connessione addirittura anatomica. Insomma, per la cronaca, un osso sacro rovesciato, ancora in connessione con un osso dell'anca. Ecco, questi sono i signori, alcuni dei signori della tomba dello Scarabeo, degli uomini di Casinovole, che ho dovuto ripulire in parte perché, come vedete dalla diapositiva precedente, tutta questa attività radicolare ha veramente, insomma, fatto purtroppo il suo, e rovinando in parte, perché sono queste radici sono entrate, hanno un po' sconquassato un po' tutto. Quindi accuratamente lavate, restaurate, qui non c'è del grande restauro, perché erano, insomma, ossa raccolte praticamente in superficie, molto sporche, solamente da ripulire da queste radici. Ora, questi uomini sono circa una ventina di uomini, quasi tutti adulti, con un unico, parlo degli inumati, perché Casenovole ha questa particolarità della doppia, insomma, tipologia di sepolture. Questi inumati sono quasi tutti adulti e con un subadulto di circa 4-6 anni. Ora, la cosa interessante è che era già stato fatto un prelievo per quanto riguarda il DNA. Ora, a parte tutti, insomma, le indagini di tipo antropologico, insomma, di tipo classico, quindi determinazione del sesso, età alla morte, altezza, quindi vi posso dire che, insomma, erano tutti adulti, e come del resto gli inumati della tomba delle foglie d'oro, con un'altezza molto variabile, che vanno da donne alte 1,55 m a uomini alti poco sotto 1,80 m, quindi uomini, insomma, anche abbastanza robusti, però è una popolazione sana, questo ve lo posso dire, perché non presentano delle grandi patologie che non vanno al di là di carie, ascessi o artrosi, però dalle ossa mi sembra, purtroppo per noi antropologi, una popolazione sana, insomma, non hanno delle grandi malattie. Però ho voluto, e qui vi do, insomma, è un po' uno spunto di riflessione, visto che facciamo questa tavola rotonda, ho voluto mappare, rianalizzare, insomma, far partecipe per la seconda volta di sottoporre a indagini paleogenomiche, cioè al DNA, perché era già stato fatto un prelievo.
sulle ossa della tomba dello scarabeo. Però nel frattempo le indagini a livello molecolare sono cambiate e abbiamo scoperto che la cassaforte, naturalmente, siccome si parla di DNA fossile, è un DNA che non ci viene, che non ci arriva a noi intatto, no? Abbiamo tutto il genoma completo. No, è un DNA antico che va appositamente con strumentazione particolare restaurato, amplificato e riconsegnato. E nel frattempo c'è stata questa importante scoperta che la cassaforte dove il DNA è maggiormente, insomma, preservato è l'osso petroso dell'osso temporale. Quindi avendo questa rete, insomma, di collegamenti, di amicizie anche, di persone che fanno questo mestiere ormai da anni, e quindi sapevo che sarebbe partito uno studio molto interessante sul DNA per indagare le origini degli Etruschi, che è una questione annosa, come ben sapete, ho voluto far partire. Per far partecipare a questo nuovo studio gli uomini di Casenovole, rianalizzandoli, prelevando una piccolissima porzione di osso petroso. Non vi posso dire niente, ma non perché non voglio dire niente o per creare pathos, d'attesa, ma è perché abbiamo sottoposto questo articolo a una delle riviste, sperando che, insomma, che ce lo accettino, non è che. Però, quindi non è che vi posso dire più di tanto, perché siamo sotto embargo proprio, queste riviste sono tremende, però mi fa piacere dirvi che, insomma, Casenovole, insieme a Volterra, Campiglia, l'Uomo del Chiostraccio, Chiusi, Marsigliana, Tarquinia e Magliano, sono molti scheletri, e appunto Casenovole farà parte di questa mappatura, che ci darà delle indicazioni molto, molto, molto importanti sulle origini degli Etruschi. Questa cosa qui, questo tipo di indagine paleogenomica, vi dico solamente questa cosa qui, è interessante perché, vi anticipo questa cosa, insomma, è una cosa abbastanza scontata, però anche per noi è molto interessante il fatto che si tratti di tombe. Io l'avevo già visto sulle ossa, tant'è che a volte mi diverto anche sullo scavo. Guarda, quello lì è parente di quell'altro, no? Ma come fai a dirlo? Perché ci sono delle morfologie, dei caratteri non metrici, detti discontinui, che hanno una valenza di tipo genetico che sappiamo. Però certo che se ho poi questa informazione, questa analisi di tipo morfologica, ho il riscontro matematico, che è quello statistico, che è quello del DNA. Sono molto più contento e ho un'informazione proprio di tipo scientifico, per cui è una cosina che vi dico, insomma, che è appunto corroborata dalle mie osservazioni, perché per alcuni individui, per esempio questi che sono quattro adulti e una femmina, io parlo della tomba dello scarabeo, si è scoperto, e la cosa è interessante perché l'avevo visto già sulla morfologia, si è scoperto che alcuni hanno una parentela di primo grado, quindi madre e figlio, padre e figlio, mentre altri hanno una parentela di secondo grado, quindi sono fratelli. Ora, con tutte queste indicazioni che mi dà il DNA, però non mi dice, guarda, questo è un fratello di quello. Però con l'aiuto delle informazioni che vedo io sul cranio, si riuscirà a completare anche, insomma, il quadro familiare della tomba, che non mi sembra un dato da poco. Molto, molto interessante, molto, molto interessante. Ecco, quindi io sarò molto breve, però poi vi lancio questo, insomma, questo mio, non grido, ma insomma, questa mia riflessione, che partire dallo scavo, se ce ne fosse, non voglio fare il professorino, sia chiaro, però se ce ne fosse ancora bisogno di partire in maniera molto accurata dallo scavo, mi permette sì di fare dell'antropologia, delle analisi di antropologia fisica classica, quindi
quindi età, sesso, la morte, altezza, eccetera, eccetera. Ma ora, questa immagine è molto bella, ma perché mirare anche già a partire dallo scavo e di preservare quegli elementi che mi possono dire, dare delle notizie di tipo genetico o anche di altro tipo, perché ora non ci sono anche altre cose. Per esempio, visto che appunto che si parla di archeologia pubblica, io faccio anche ricostruzioni facciali e quindi lo faremo anche di Casenovo, no, la notizia che do insomma anche a Andrea e a tutti, speriamo di fare anche una ricostruzione del volto di uno di questi uomini, però che seguono insomma tutta una serie di dati strutturali, cioè ossei. Tanti mi dicono: ma che valore ha? Ma siamo sicuri che quella faccia è quella lì? Beh, insomma, se viene usata anche negli uffici di medicina legale per riconoscere scomparsi, certo, però io devo seguire non un manuale, ma insomma, ci sono pubblicazioni, c'è tutta una letteratura sulla ricostruzione facciale, però vi voglio dire. E quindi arrivare alla divulgazione, no? Far vedere un volto che proviene da quello scavo. Io personalmente però non faccio ricostruzioni facciali se non è presente sul cranio le ossa nasali. Voi mi dite, ma se c'è tutto... No, perché le ossa nasali, che sono due ossicine qui, che se vedete il cursore ve le faccio vedere, sono una e una due... sono quelle che mi danno l'andamento generale del naso, della struttura molle sul vivente. È una delle cose più caratteristiche di un volto. A volte io vedo ricostruzioni facciali fatte con delle parti totalmente mancanti, ma quella è un'invenzione pura. Ora, queste ossa nasali, se l'individuo non è un adulto, ma anche se l'individuo è adulto, si spezzano molto facilmente, perché è una sporgenza dell'osso. Però io sullo scavo, è la prima cosa, quando vedo un cranio, è la prima cosa che vado a cercare. È per questo che dico, io posso fare divulgazione, ma la divulgazione addirittura mi parte dal lavoro che faccio sullo scavo. Quindi l'importanza dello scavo, se ci fosse ancora una volta bisogno, è questa. Perché addirittura per questo particolare, di arrivare a fare divulgazione, ma personalmente, poi per fare una cosa scientifica, perché la divulgazione non è raccontare, insomma, non è semplificazione, ecco, non è raccontare una cosa, no, è raccontare la maniera, cioè non banalizzazione, è raccontare in maniera semplice quello che io vedo nel lavoro scientifico. Ecco, l'ultima cosa che vi dico e poi concludo, il lavoro scientifico. Bisogna cercare di pubblicare a livello internazionale. Voi mi direte, ma ce lo viene a dire te? No, non è che ve lo venga a dire io, però è una cosa che... Sì, ve lo vengo a dire io, perché io che sono dell'Istituto di Preistoria e Antropologia dell'Università di Siena, scaviamo storicamente da 60 anni, vi faccio un esempio, da 60 anni, la grotta preistorica di Grotta Paglicci, che è un tesoro della preistoria, con le uniche pitture parietali preistoriche in Italia. Per rivedere delle pitture parietali bisogna fare un salto... geografico e andare nell'area franco-cantabrica, quindi importantissime, perché dal nucleo franco-cantabrico bisogna andare in fondo alla Puglia, in fondo all'Italia. Ecco, siccome non sono scavi, appunto, sono scoperte degli anni 50, degli anni 60, mi capita di vedere pubblicazioni, articoli, ora di riviste o di monografie importanti, dove non è citata Grotta Paglicci. Ma quella, la colpa è nostra. Non posso dire, oh, non l'avete citato. No, non ci citano perché non abbiamo, ora con tutto il bene che voglio io per gli atti della Daunia, però tantissime cose erano pubblicate solo sugli atti della Daunia. Quindi bisogna cercare, e io per questo, Casenovole diventerà famoso, se va bene questo articolo, in tutto il mondo.
E queste riviste così importanti sono le prime a fare divulgazioni, perché fanno lanci d'agenzia, che fanno il giro del mondo, fanno il giro del mondo, letteralmente il giro del mondo, e sono cose di carattere internazionale. Poi si possono fare anche dei convegni di tipo locale. E questo mi piace dirlo, perché proprio in un'occasione del genere cerchiamo di valorizzare, tant'è che è torna Fagiolo proprio la cosa che ci ha raccontato Paolo, no? All'inizio. I primi a essere interessati sono gli stranieri, perché abbiamo veramente un patrimonio incredibile. Quindi la divulgazione, partendo proprio da pubblicazioni scientifiche di altissimo livello, perché lo possiamo fare. Avrei finito. Grazie, hai dato molti spunti, penso ci torneremo anche sul rapporto fra scienza, divulgazione e divulgazione e archeologia pubblica, perché l'archeologia pubblica è anche divulgazione, ma non solo. E anche lo spunto finale sull'internazionalizzazione, perché credo che sia abbastanza significativo che i prossimi tre interventi, noi abbiamo cercato di seguire un ordine, infatti. Romani e medievali, abbiamo due contributi dagli Stati Uniti e uno dalla Francia, perché nel piccolo di questa diciamo contesto di un piccolo comune della Toscana, nel Civitella Paganico, e con le forze ridotte che possono mettere in campo associazioni culturali locali, beh, abbiamo però questa voglia di condividere dal punto di vista scientifico con altri istituti di ricerca, per avere una valenza scientifica riconosciuta a livello internazionale. Quindi do volentieri la parola al collega Sandro Sebastiani dell'Università di Buffalo. Ciao, grazie, mi sentite? Sì, perfetto. Allora provo a condividere il mio schermo, scusate, allora vediamo un po'. Allora, ah no, PC deve condividere. Devo togliermi? Sì, 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 altrimenti non posso andare io. E come faccio? Perché non riesco a capire. Interrompi condivisione, qualcosa del genere dovrebbe esserci. Ecco. Fatto? No, più che il video che fai, lo schermo, la condivisione dello schermo del PowerPoint va staccata. Questo polo universitario, forse ora ci siamo. Allora, sì, sì, siamo. Vedete? Datemi un segno con parole, perché non vi vedo. Per me sì, a posto. Perfetto. Buongiorno Alessandro, per me è a posto. Buongiorno Maria Angela. Allora, innanzitutto grazie a tutti quanti, in particolare alla Fondazione Polo Universitario, a Roberto e ad Andrea per averci invitati. Io parlerò a nome sia mio che di Michelle, abbiamo concordato di unire insieme i contributi in modo da mostrare, come leggete, gli scavi e le attività dell'Impero Project che stiamo portando avanti al 2017. In fase di ringraziamenti iniziali, ovviamente non posso non ringraziare ovviamente Michelle, che è qui, è comunque presente e ci ascolterà, e che dal 2018 lei fa parte del progetto tramite la Coupe Union, ma anche e soprattutto Alessandro Carabia ed Edoardo Vanni, che sono i nostri due generali sul campo, in un certo senso, uno a Cannici e uno a Castellaraccio, e ovviamente tutti gli studenti che fanno parte a vario titolo del progetto, sia che siano volontari o che abbiano ruoli di responsabilità. Dunque, come abbiamo organizzato il nostro intervento, praticamente vi faremo vedere un po' gli scavi che noi facciamo, principalmente tre, e poi una sezione finale dedicata proprio all'archeologia pubblica, a quella divulgazione e a quella disseminazione necessaria dei dati che noi produciamo, perché io lo dico sempre, noi archeologi possiamo scavare, possiamo fare le grandi pubblicazioni scientifiche, ma poi se non restituiamo alla comunità
è un po' come se noi non avessimo fatto nulla in un certo senso, perché si rimane altrimenti nella nostra nicchia accademica. Invece è bene che i dati vengano da sempre, da subito, non solo pubblicati ma anche condivisi. Vi faremo vedere come abbiamo deciso noi di condividere i dati. Innanzitutto, velocemente, i principali siti dove noi lavoriamo. Per chi ci conosce, siamo di base a Monteverdi e lavoriamo principalmente su Podere Cannicci e su Castellaraccio di Monteverdi, quindi due siti all'apparenza molto distanti cronologicamente, ma poi, come vedremo, in realtà non così distanti. Due siti, uno sottoposto già a scavi archeologici nel 1989, Podere Cannicci, lo vedremo a breve, mentre Castellaraccio era sempre stato ricordato nelle fonti scritte, si potevano vedere rudere, invece dal 2018 finalmente iniziamo a vedere anche un po' di archeologia. L'intento del progetto, che è capitanato dall'University of Buffalo, ma che poi trova nella Cooper Union e quindi in Michelle e nella Michigan State University, quindi con Todd Fenton, due ottimi co-direttori e aiutanti nella progettazione e nella strategia degli interventi. Il nostro progetto praticamente vuole comprendere le dinamiche insediative lungo la media valle dell'Ombrone, partendo proprio dalla zona di Paganico, e si va a unire a un progetto che io avevo in precedenza, che si chiamava Progetto Alberese, che invece è alla foce dell'Ombrone, quindi riuscire a comprendere le dinamiche insediative della valle dell'Ombrone tra il periodo etrusco e quello medievale. La scelta dei due siti, Podere Cannicci e Castellaraccio, non è stata casuale. Podere Cannicci, appunto, perché era stato parzialmente indagato nel 1989 dalla loro soprintendenza, e in cui rimanevano alcuni dei resti ancora in superficie, ma molto era da chiarire. E Castellaraccio perché è uno di quei castelli che non sopravvive più di tanto, quindi giunge più o meno alle soglie del 1300, e quindi da archeologo medievista senese, di origine senese, ho sempre pensato che fosse un sito che poteva conservare le fasi altomedievali e forse anche qualche cos'altro, quindi vedremo di nuovo che cosa è successo. Iniziamo da Podere Cannicci, che era considerata una fattoria rurale, ma in realtà si sta evolvendo in qualcosa di più, quindi è un santuario con un villaggio tardo etrusco e repubblicano. E come ho accennato, è conosciuto almeno dal 1989, quando fu installato un metanodotto, e le prime ricerche portarono alla luce un complesso rurale che è stato interpretato come fattoria isolata nella campagna. E insieme a questi resti furono anche individuate alcune offerte votive leggermente distanti dal luogo. Quindi qui vedete di nuovo le strutture scavate dalla soprintendenza, non so se vedete il cursore, no, non si vede un cursore, e vedete la posa del metanodotto e ad esempio una parte dei tesoretti di denari argentei trovati all'epoca dalla dottoressa Dembri. Quando noi siamo arrivati a Podere Cannicci, una delle prime cose che abbiamo deciso di fare ovviamente è stato quello di fare una larga geofisica, cercando di comprendere che cosa altro ci fosse, perché sembrava un po' strana questa fattoria isolata con grandi spargimenti di materiale fittile intorno ai campi. Quindi abbiamo fatto una prima geofisica con un ARP e l'abbiamo fatta su 4 ettari, e come vedete, insomma, ci sono tutta una serie di strutture molto più complesse di quello che era la possibile fattoria. Allora abbiamo la prima cosa che abbiamo fatto, vedete l'area di scavo della soprintendenza. I primi due anni abbiamo allargato di fronte, scoprendo che c'erano tutta una serie di stanze di attività un pochino più complesse, che non proprio stavano all'interno di una semplice fattoria. Quindi le diverse stanze
qui le vedete, non vado nel dettaglio di ciascuna, abbiamo pubblicato già più di 5 report, tantissime cose su Cannici e sono sicuro che già lo conoscete, però quello che mi preme far notare è che quello che era stato interpretato come una fattoria in realtà è un grande quartiere artigianale nel quale si trova sicuramente uno, due, forse tre fabbri, come mostrano le svariate scorie di lavorazione dei metalli che abbiamo rinvenuto, alcune utilizzate proprio come piani di calpestio dalla quantità che ne producevano, e ovviamente c'è anche una produzione ceramica interessantissima, perché fra le tante, qui vedete semplice ceramica da cucina, però producevano d'olio, producevano tegole, producevano ceramica da cucina, ma producevano anche vernice nera. Vernice nera molto probabilmente a servizio delle offerte votive verso il santuario, ancora da individuare, ma di cui abbiamo qualche idea sulla localizzazione, e soprattutto a servizio di una vicina necropoli della quale vedrete in anteprima qualche immagine. Sandro, se serve il tuo cursore, si vedeva, era solo rallentato. Ok, no, siccome io non lo vedo navigare, quindi rischio di indicare una cosa e poi un'altra, vado a parole, è meglio. E dicevo, questa è la geofisica di nuovo semplificata. Il puntino verde che vedete è lo scavo soprintendenza, di fronte avevamo fatto le prime trincee. Per vagliare, diciamo, la geofisica, si è deciso di aprire una di queste grandi anomalie che si vedeva e capire che tipo di strutture potevamo trovare, e la sorpresa è stata interessante. Quindi qui vedete nella planimetria generale, quello in grigio è l'area della soprintendenza, scavo della soprintendenza dell'89, di fronte lo scavo 2017-2019 che ha mostrato un quartiere artigianale, e poi vedete abbastanza distante una seconda struttura residenziale produttiva che, lo vedete anche dalla foto aerea, conservava alcuni dei dolia per la conservazione di derrate alimentari, e qui si vede un pochino meglio una interessante sequenza di reperti di uso comune, fra cui un piccolo ex voto riutilizzato nelle macerie. Ma forse una delle cose più interessanti che sono successe a Podere Cannici, questo eccoci, è nella stanza dei dolia. Qui ne vedete 5, poi abbiamo scavato ulteriormente, sono scappati altri 2, il muro in terra, insomma un muro in argilla normalissimo per l'epoca, ma abbiamo avuto la fortuna di riuscire a scavare un tavolino carbonizzato, completamente carbonizzato, datato al C14 tra la fine del secondo e gli inizi del primo, e al di sopra del quale qui vedete il tavolino con ancora si intravedono le tavole che lo componevano, alcuni degli oggetti che sono stati ritrovati, fra cui si intravede una lente di piombo, ma altrimenti un piccolo lingotto di piombo utilizzato per la riparazione dei vicinissimi dolia. Ne vedete nelle immagini, vedete le basi dei dolia, pezzi di decorazione, normalmente di mobilio, piatti in vernice nera, in ceramica comune, poche monete. Il tutto ci ha permesso, proprio perché, come diceva il dottor Ricci, lo scavo è importante, se fatto bene poi permette di ricostruire, iniziare anche a dare una ricostruzione degli ambienti. Questa è molto primitiva, ma serve a dare un'immagine con i dolia, il tavolino ancora lì conservato, e anche in un certo senso non a guidare lo scavo, ma a aiutare la comprensione dei vari elementi strutturali che si trovano man mano che si scava. Ricordiamoci tutti che quando scaviamo, tutti scaviamo in open area, però non è che scaviamo 5.000 metri quadri tutti insieme, quindi ogni volta si prende un pezzettino, e quindi a volte si scoprono, di solito sempre lungo la sezione, gli indovinelli. Una cosa interessante che è uscita dal tavolino, da sopra il tavolino, è questo oggetto,
questo oggetto che è un piccolo peso, io reputo peso votivo, altri no, però insomma è stato ora pubblicato l'iscrizione letta da Maggiani, che reca appunto la dicitura: questo oggetto appartiene a Carsus, figlio di Lars, è stato datato agli inizi, scusate, alla fine del terzo, inizi del secondo secolo avanti Cristo. A mia memoria è l'unica iscrizione etrusca su oggetto proveniente da scavo stratigrafico nella zona principalmente di Paganico, quindi lasciando stare case Novole, però è un oggetto che proviene da un insediamento e non da una necropoli, un oggetto in steatite molto differente, diciamo, da ciò che ci si poteva aspettare, quindi molto, molto interessante, molto vedremo poi come sfruttarlo meglio in un certo senso. Cosa succede all'insediamento di Cannici? L'insediamento di Cannici è un insediamento che inizia come un piccolo santuario, che sia in aria aperta, in un certo senso sia strutturato monumentalmente, ma è comunque legato ai culti delle fertilità, inizia almeno dalla fine del quinto avanti e si protrae almeno fino al secondo avanti. Qualcosa succede alla fine del quarto, inizio del terzo, lo sappiamo, Roselle viene conquistata, c'è cioè questo processo di romanizzazione e attorno al santuario si va a installare un piccolo villaggio con unità abitative ma anche unità lavorative a servizio dell'economia del santuario, e un santuario dell'identità etrusca, io credo, con ovviamente un'identità etrusca che deve fare conti con le leggi e la politica e l'economia romana, ma la presenza di questi oggetti ancora iscritti in etrusco, che si perpetuano di generazione in generazione, portati come cimeli familiari fino alla fine, ci fa capire ovviamente che è una comunità rurale che ha le sue radici nel mondo etrusco e che si piega in un certo senso alle ragioni di Stato romano, ma è anche una comunità rurale che fa forse l'errore principale, che è quello di allearsi con Mario, e quindi trova in Silla l'artefice della fine. Il villaggio di Cannici, tutte le strutture di Cannici sono distrutte da un incendio impietoso che non lascia pietà. Ovunque se caviamo, tutto è sigillato da muri sciolti dall'incendio, tavolino carbonizzato nell'ennesimo esempio, e Silla non si limita ad andare a distruggere le fattorie, non ha proprio interesse a distruggere le fattorie, distrugge luoghi dell'identità, luoghi in cui le comunità rurali potevano riconoscersi, il santuario e il villaggio. Non è un caso che molto probabilmente il sito poi non verrà più utilizzato, ma invece si sposterà con una parte della comunità che si sposta verso Podere Marzuolo e una parte invece si sposta più a ovest, in un'area che andremo a indagare presto. Podere Cannici ci ha anche regalato la presenza di una necropoli ellenistica, conosciuta grazie al rinvenimento fortuito di uno specchio bronzeo nel 2005 durante l'installazione dell'elettrodotto. La geofisica ci ha confermato in un certo senso l'esistenza di un'ampia area cimiteriale. La necropoli appunto è vicina all'insediamento tardo etrusco repubblicano di Cannici, e a marzo 2021 è stata indagata la prima sepoltura in regime di emergenza archeologica. Vi faccio vedere una carrellata di foto di una tomba rinvenuta completamente intatta, con le due urne, le vedete, una in vernice nera, una in semplice acroma semidepurata, contenenti le ossa poste, diciamo, più che al centro, nella parte terminale centrale del taglio della tomba, e poi la riproduzione del banchetto perfettamente simmetrico sui due lati. Questa un particolare dell'urna, due coppette in vernice nera, mostrabilmente produzione di Malacena, siamo alla prima metà del secondo avanti, una forse raffigurante Ercole, quella più in alto, quella di sotto invece una rappresentazione di una maschera teatrale.
due anfore, qui ve ne mostro una sola, greco-italiche di piccole dimensioni, quindi estremamente, estremamente rare e di cronologia differente rispetto al resto della tomba, molto probabilmente tesaurizzate al momento della tomba, insomma dell'apertura della tomba e della deposizione. Due strigili di nuovo simmetrici da una parte all'altra, di cui uno perfettamente conservato, e poi foglie dorate rinvenute all'interno dell'urna principale. Quindi non sono le foglie d'oro che si sono viste prima a Casenovole, ma ci informano che la società del secondo, quindi non del terzo come a Casenovole, ma del secondo avanti Cristo a Cannici, è ancora una società ovviamente stratificata. I membri di questa piccola sepoltura si riconoscono in determinati rituali, in determinate cerimonie, si pongono come medio-alto rango sociale, ma non altissimo, tant'è che sono dorate, non sono d'oro. È molto interessante quello che sta apparendo, diciamo, a Cannici in tutto. E poi appunto Castellaraccio di Monteverdi, un villaggio fortificato di epoca medievale, conosciuto dalle fonti scritte, sorge su di un'altura che controlla una viabilità principale che, secondo la mia personale opinione, insiste dal periodo etrusco sino quasi a quello moderno, direi, fra Paganico e il Ponte del Sasso oggi diruto. Il castello si estende su tre pianori almeno, con un'area sommitale chiusa da una cinta muraria. Gli scavi, come accennato prima, sono iniziati nel 2018 e per ora hanno interessato due edifici. Ovviamente abbiamo iniziato dal Cassero, perché si inizia sempre dal Cassero in un certo senso, e poi abbiamo anche deciso di indagare uno degli edifici del pianoro. Qui una mappa, una pianta del cosiddetta Area 1000, prima dello scavo 2021. Abbiamo appena finito la campagna 2021, Roberto è stato fra i fortunati, è venuto a trovarci e ha visto un po' di cose. E l'area 2000, area 3000, praticamente uno degli edifici del pianoro, l'area 4000, una piccola torretta posta lungo il muro di cinta, però ovviamente ci sono altre strutture nei livelli, nei pendii al di sotto dell'area sommitale, che sono stati scoperti principalmente da Michel in alcune ricognizioni che ha fatto sotto i pendii. E queste sono alcune delle strutture che ad oggi sono ancora un po' inglobate dal bosco e coperte dal muschio, però ci informano tendenzialmente di un castello che non è poi così piccolo come pensavamo all'inizio, quando pensavamo che fosse solo l'area sommitale. Nel 2019, se non vado errato, sì, 2019 abbiamo fatto una lettura LiDAR dell'altura, vedendo alcune cose interessanti. Quindi si vede meglio l'estensione del Castellaraccio, si vede anche la strada medievale, insomma la strada e la viabilità sottostante che porta verso il fiume, verso il ponte, che si vede ancora nel catasto leopoldino. Però diciamo sono tutte conferme di tracce che abbiamo potuto recuperare in maniera non invasiva. Qui la struttura al momento del nostro arrivo, in un certo senso, quando si intravedevano solamente delle pietre e si è iniziato quel processo di catena umana per rimuovere i crolli. Qui alcune delle monete sono state rinvenute all'interno del cassero, interessanti, anche conservate molto, molto bene. E nella prima stanza del cassero si iniziano a intravedere delle strutture precedenti, non si sa quanto precedenti. C'è chi dice, come me, che possono arrivare fino alla fase ellenistica, chi invece le vuole più vedere nell'alto medioevo, non importa, si inizia a intravedere comunque che vi è ci sono delle preesistenze importanti all'interno del cassero, che scaveremo il prossimo anno, perché questo anno è stato interessato dalla rimozione sul lato destro della foto dell'altra stanza del cassero,
rimozione parziale del crollo, pensavamo di riuscirlo a togliere tutto, ma non ci si è fatta, quindi almeno abbiamo dato, come si suol dire, una grande mano a chi verrà l'anno successivo e capire meglio, diciamo, la struttura medievale, però anche poi per andare a scavare in fase queste strutture precedenti in modo da non perdere le connessioni stratigrafiche. Come vi avevo detto, cioè abbiamo anche scavato, ho iniziato a scavare un'abitazione, un edificio all'interno del circuito murario. Questa è la situazione della struttura alla fine della campagna 2019. Nel 2020 non abbiamo scavato per ovvi motivi di Covid. 2021, anche qui si inizia a intravedere tutta una serie di attività e di strutture precedenti che ci informano di preesistenze all'interno del castello, facendoci per ora annusare volentieri l'alto medioevo che pensavamo ci fosse, ma ora iniziamo tendenzialmente a intravedere. Qui un po' di reperti, questi video tutto, quasi tutti dall'esterno della casa, perché paradossalmente il cassero era vuoto, a parte le monetine non è che ha restituito grandi gioie di cultura materiale. Le case invece, grazie al cielo, ci informano di un po' di maiolica arcaica, ceramica grezza, fibbie, scusate, della comunità rurale. Continueremo gli scavi, ok? Questi gli scavi, ora velocemente, per non rubare troppo tempo, però combino due contributi, quindi mi scuserete se mi allungo di un secondo. Cosa facciamo in termini di archeologia pubblica? Che poi è uno dei lati forse più interessanti, in un certo senso siamo placemakers, siamo creatori di luoghi identitari. Ora, senza dover andare troppo nel dettaglio, a differenza dei luoghi o non luoghi, però noi crediamo che quello che stiamo facendo è andare a riscoprire le identità locali, delle comunità locali, che poi persistono in una maniera o nell'altra all'interno delle comunità odierne, e quindi bisogna riuscire a trovare i modi e le forme per trasmetterglielo, perché questo diventi patrimonio delle comunità locali, che possano poi anche investirci in termini economici, turistici, anche ricettivi in un certo senso. Quindi la prima cosa che facciamo sono i cosiddetti, non so se sentite l'audio, spero di no, che non disturbi, provo a diminuirlo, l'importante sono le immagini, in un certo senso. La prima cosa che facciamo, organizziamo ogni anno, a parte ovviamente gli ultimi due anni per via del Covid, però abbiamo sempre organizzato Open Days, dove portiamo le comunità locali a vivere, a leggere insieme a noi le nostre scoperte e renderli partecipi di questo passato, che è il loro passato. Ovviamente poi ci sono rinfreschi che aiutano sempre in un certo senso l'attenzione, però come vedete 150-200 persone ogni anno. L'abbiamo fatto di solito a Cannici, il nostro sogno è riuscirlo a fare a Castellaraccio a partire dal prossimo anno, in modo che le persone possano partecipare alla scoperta. Poi dobbiamo anche trovare modi più o meno tecnologici, più o meno accessibili a tutti, per comprendere le realtà, perché noi archeologi si guarda Cannici, si guardano queste fondazioni di muri e ci immaginiamo tutta la struttura perfetta nelle sue dinamiche. Un turista ovviamente vede quattro sassi, ora in fin dei conti bisogna essere anche onesti con quello lì che si trova, e sta a noi archeologi dargli i mezzi alle persone per comprendere come leggere queste strutture. Quindi la prima cosa che stiamo sperimentando è il cosiddetto Oculus Quest, quindi realtà aumentata ma con visore, quindi chiunque arriva a Podere Cannici si può mettere un Oculus Quest e praticamente andare a prendere gli oggetti dal tavolino, quegli stessi oggetti che sono stati trovati nel tavolino carbonizzato o gironzolare nelle differenti stanze del complesso e vivere in un'immersione totale la ricostruzione che noi proponiamo. Poi fra 50 anni ci saranno archeologi sicuramente migliori che riguarderanno le nostre ricostruzioni,
e diranno quanto si era sbagliato, ma potranno modificare semplicemente la ricostruzione senza dover andare ad avere, capito, quelle grandi ricostruzioni bellissime che sono state fatte negli anni, costosissime, e poi bastava un piccolo errore di interpretazione e 5-6 mila euro erano stati bruciati. Diciamo, con l'Oculus Quest andiamo oltre questo. Un'altra cosa che facciamo è la realtà aumentata con le mire, far capire per esempio il nostro lavoro, quindi qui siamo nella canaletta, far ricostruire in realtà aumentata la stratigrafia con i vasi più significativi che ci permettono di datare lo strato, perché la gente ce lo chiede, ma come fai a dire che questo è di terzo secolo invece di primo secolo, perché dici questo, dici quest'altro? Allora bisogna dargli i mezzi per comprendere, perché se loro lo comprendono, lo fanno loro, diventa parte integrante del loro essere, e quindi lo possono poi riusare. Ovviamente abbiamo fatto, come tutti, una mostra archeologica, fatta in tempi proprio di pre-Covid, perché è stata inaugurata a settembre 2019 e poi chiusa a gennaio 2020. Ha avuto un ottimo successo di persone, di visitatori, ma soprattutto con le scuole. Ha lavorato tantissimo con le scuole di Paganico e di Civitella, con i ragazzi e le maestre che hanno creato percorsi didattici basandosi sull'archeologia che noi stiamo facendo, per far capire ai bimbi quanto questo territorio appartiene a loro e come loro poi alla fin fine sono quelli che lo devono valorizzare. Noi gli diamo motivo in più per valorizzarlo. Era una mostra ibrida già, forse anticipava i tempi del Covid, quindi c'erano i tradizionalissimi pannelli e le tradizionalissime esposizioni, in un certo senso, dei reperti, ma poi c'erano QR code che vedete nell'ultimo pannello, ad esempio, dove si rimandava ai modelli 3D del deposito votivo, degli scavi. Tutta la mostra è ancora virtualmente visitabile attraverso il sito di imperoproject.com e quindi è stata visionata ben oltre i confini nazionali. Abbiamo cercato di rendere accessibile tutto ciò che noi abbiamo scavato e interpretato a chiunque, in modo che chiunque potesse poi apprezzarlo, anche criticarlo e suggerire ovviamente modifiche. L'ultimo progetto a cui stiamo lavorando, abbiamo praticamente terminato, di nuovo per dare identità ai luoghi, come Impero Project, è il progetto Borgo Murato di Paganico. Questo in collaborazione con il comune, la direttrice di tutto il progetto è l'architetto Falchi. Vi ringrazio per averci in un certo senso coinvolti. Il nostro ruolo è stato quello di scrivere i pannelli, diciamo, più o meno tradizionali per il Borgo Murato, ma anche qui andare a ricostruire in 3D qui il tentativo mai realizzato di Paganico grande come Borgo Franco, che poi non si è mai realizzato, ma di cui abbiamo voluto dare una visione. E poi non solo ricostruzioni, ora qui le vedete statiche, in realtà è stato sviluppato tutto un sistema di realtà aumentata, per cui qui chi passeggia all'altezza di Porta Fluminis, che se te stai a Paganico è la parte mancante del circuito murario, comprensiva della porta completamente inesistente, è stata ricostruita in ambiente 3D, e tramite uno smartphone, una volta che ci sarà il pannello, basta inquadrare un QR code e il turista può vedere com'era il circuito murario di Paganico in questa parte, vedere la Porta Fluminis. Se si trova a Porta Grossetana, vedrà, in questo caso lo vedete qui, la ricostruzione di Porta Grossetana come doveva apparire, fino a giungere al più classico della Porta Senese con il Cassero. Ovviamente qui siamo nelle prime fasi Paganico, poi le strutture hanno subito tutta una serie di alterazioni che poi sono rispecchiate oggi in quel palinsesto murario che sono le architetture. Quindi, concludendo, quello che facciamo è ovviamente tanta ricerca, la facciamo con delle persone altamente competenti. Quello che poi però ci preme è restituire, eccola qui l'archeologia pubblica come la pensiamo noi, magari sbagliamo, però è restituire completamente alle comunità, ridare a tutti coloro che vivono a Paganico, nel territorio paganico e oltre, un senso di autenticità storica dato da quell'analisi
dello scavo e del resto archeologico il più dettagliato possibile e dare gli strumenti perché le comunità possano capire quello che stiamo facendo, che non è solo fare buchi e trovare cose belle, ma tendenzialmente ricostruire la loro storia, la loro identità culturale, sociale e politica, in modo che noi li creiamo i luoghi, in un certo senso, ma loro il luogo già ce l'hanno e devono solamente riuscire a valorizzarlo nel futuro, perché non che troppi scavi archeologici sono abbandonati a loro stessi e sono massi di rovi e questo non dovrebbe mai succedere, quindi cerchiamo tutti di valorizzarlo e di restituire alle comunità locali, anche perché in fin dei conti loro sono i veri proprietari alla fine di questi luoghi. Io ho finito, spero di essere stato più o meno nei tempi di due interventi in uno. Grazie, i tempi sono stati perfetti, grazie a te e grazie a Michel. Spero poi che durante la discussione in questo contributo ci sono tanti spunti di discussione sia scientifici sia proprio sulla concezione, sull'applicazione, perché al di là dei buoni propositi poi questo progetto ha messo in pratica l'archeologia pubblica, non l'ha solo auspicata ma ha dei risultati di successo questi progetti, tre almeno principali, e quindi il quinto non l'abbiamo raccontati perché un po' di suspense per i prossimi anni ci deve essere, no? E per la discussione finale se vi va, e archeologia pubblica è tante cose e secondo me è anche ciò che rientra nell'urbanismo, gli aspetti problematici. In una tua immagine si vedeva Cannicci e si intravedeva la discarica di Cannicci, che è quasi altrettanto famosa nella gente comune della provincia di Grosseto. Il luogo non è conosciuto perché c'è un santuario etrusco romano, ma perché c'è la discarica dove tutta la provincia va. Poi penso a queste problematiche, a quello che abbiamo rischiato a Pietratonda. Andrea Marcocci parlerà di Pietratonda Pietratonda è salita agli onori delle cronache non per le terme romane, ma per il progetto di trasformazione di un luogo bellissimo in una discarica di fanghi rossi. E poi nel suo piccolo anche lo scavo di Caldanelle. Noi abbiamo uno scavo con degli aspetti, secondo me, di grande rilievo, e poi su questo darò la parola a Didier Boissel dell'Università di Tours, che sarà il primo a parlare di questi aspetti, seguendo l'aspetto cronologico, perché Hobart e Sebastiani hanno coperto dall'età ellenistica all'età romana all'alto medioevo, al pieno medioevo, quello dell'incastellamento per capirsi, a basso medioevo, al 300 con le mura di Paganico, e vengono pianificate a fine 200 ma vengono realizzate nella prima metà del 300, quindi quelle ricostruzioni arrivano quasi alle soglie della peste nera, e quindi cronologicamente si inserisce bene il prossimo intervento di Didier Boissel sulla contestualizzazione del termalismo medievale e dello scavo di Caldanelle, che però dicevo ha degli aspetti molto positivi, ma ha anche il problema di uno scomodo vicino. Noi abbiamo una devastazione del letto di questo torrente alimentato da una sorgente calda che è stato realizzato negli anni 70 con degli interventi sconsiderati, con abbondanza di uso di cemento armato, di cui praticamente non sappiamo chi sia sostanzialmente responsabile, nel senso chi deve giuridicamente ripristinare una situazione che è scandalosa, che è di offesa al territorio. E questo in un contesto in cui noi cerchiamo di condividere e di valorizzare e di comunicare è un ostacolo che dobbiamo in qualche modo rimuovere e trovare una via per sanare un degrado ambientale di cui le comunità non hanno goduto e di cui qualcuno è responsabile e deve tornare a,
a ripristinare una situazione prima di questo intervento. E appunto, parlando di siti termali, lascio volentieri la parola a Didier Boisset dell'Università di Tours, un caro amico che è già stato in questa stanza qualche anno fa, proprio in relazione a progetti simili. Grazie. Grazie mille, Roberto. Non so se mi sentite, sì, tutto a posto? Sì, molto bene. A posto. Io dunque devo ringraziarvi dell'opportunità di questo incontro, perché così ho imparato molto stamani. Non essendo da 2 anni in Toscana, mi manca moltissimo, non potete immaginarlo. Dunque sono davvero, questa opportunità è per me bella. Farò breve, brevissimo, perché ho, a dire la verità, ho poco da dire. Tenterò di farvi capire e spero, vediamo se posso condividere con voi il mio PowerPoint. Me lo fate sapere. Lo vedete ora o pa? No? Sì? Ancora no, ma se sono i tempi tecnici... Dovrebbe arrivare. Sì, ora? Non ancora. Boh, dunque... Così? Probabilmente c'è lo stesso problema della volta scorsa. Alessandro Sebastiani ancora risulta condividere il suo. Se può uscire, Alessandro... Mi sembrava che io non ce l'ho, condiviso più. Io non sono più in condivisione. Forse devi fare come ha fatto Stefano, di uscire e ricollegarti, perché il sistema è difettoso. Allora chiudo la riunione e mi rivedete fra 30 secondi. Sì, grazie. Così? Sì, adesso sì, vediamo. Grazie. Allora, dunque, dicevo che... arrangiarsi. Parlerò... ho poco da dirvi. Vorrei soltanto insistere su le ragioni, secondo me, i motivi per i quali lo scavo delle Caldanelle è importante. Importante secondo me perché è vero che la Toscana è una zona di termalismo, soprattutto nel Medioevo, e vi faccio vedere qui una carta sulla quale potete vedere una lista di tutti i siti termali che, attraverso la documentazione scritta, sono stati ritrovati, e dunque è una delle zone dell'Italia tra i più importanti per il Medioevo per l'uso delle acque termali. Una zona dunque che, a dire la verità, è il secondo aspetto, scavi che sono rari in quest'ambito e anche in ambito europeo e mediterraneo, perché se per il Medioevo la Toscana è importante, ci sono anche altri posti un po' dappertutto nel bacino mediterraneo, e vedete qui una lista di tutti i posti che tra, diciamo, la fine del 200 e il 400-500 sono stati sfruttati. E dunque è abbastanza importante, e la zona la più importante, come lo potete rivedere su questa pianta, su questa carta, è la Toscana. C'è anche un'altra zona che è stata poco una zona dell'Europa dove le acque termali sono state sfruttate, se è la parte del mondo germanico e soprattutto nella parte nord del nord-west della Germania attuale. Ma dunque in tutte queste zone, secondo me,
gli scavi di strutture termali medievali sono abbastanza rari, abbastanza rari. Allora, non ho fatto una lista completa, a dire la verità, per questo incontro non sono andato a vedere per bene tutta la bibliografia, ma è vero che per il poco che so, seguendo le cose da diversi anni, so che ci sono posti conosciuti come Bath in Inghilterra, che è stato scavato, da Barry Cunliffe in particolare, e che ha fatto vedere l'importanza sia del sito antico che del sito medievale. In Spagna, mi sembra, ci sono altri siti come Caldes de Montbui, torno a farvi vederlo, che è anche che nella zona della Catalogna, dove anche lì sono stati scavati le strutture antiche e il riuso delle acque termali nel Medioevo. C'è anche diversi posti in Germania, a Aachen, ex La Chapelle in francese, a Baden, dove ora si fanno, secondo me, gli scavi più importanti, nella zona di Baden, in Svizzera, con l'intervento di una collega che ho avuto l'opportunità di incontrare 2 anni fa, che si chiama Andrea Scherer, che lavora proprio dentro la città e che ha fatto vedere l'importanza delle strutture medievali che riutilizzano le strutture antiche. Poi in Italia, lo sapete meglio di me, c'è Orabano Terme, dove le strutture termali di epoca antiche sono state studiate, o più vicino da voi, San Casciano e evidentemente Petriolo. In Francia, secondo me, la sola zona dove c'è stata un intervento che non sono riuscito a ritrovare attraverso la documentazione che ho potuto consultare, l'importanza degli scavi e delle osservazioni archeologiche, è il bacino della zona di Aix-les-Thermes, questo bacino che secondo la tradizione e forse con le osservazioni fatte della fine del 200, dunque nelle Pirene. Ma dunque è secondo me quasi i soli posti, forse ce ne sono altri, ma direi i più importanti sono tutti quelli che vi ho citati e che io conosco finora. Dunque, gli scavi delle Caldanelle sicuramente saranno a livello europeo una novità e sono, secondo me, importanti. Importanti per un altro motivo. Vi ho fatto vedere su questa pianta qui, su questa carta qui, quello che chiamo io le stazioni termali in francese, cioè, a dire la verità, i borghi termali che sono importantissimi per lo sviluppo dell'attività termale nel Medioevo, ma che sono a dire la verità rari e che spesso sono legati, hanno autorizzato lo sviluppo di un'attività più intensa, di la creazione quasi per alcuni posti di una città o di un borgo veramente ampio, come Petriolo, vicino alle Caldanelle. Le Caldanelle non è il caso. Le Caldanelle è una struttura più modesta, secondo la documentazione scritta, che corrisponde alla situazione più comune nella Toscana o nell'Europa. Ma con una piccola distinzione, perché la peculiarità di Bagno delle Caldanelle è che abbastanza presto, mi sembra, è stato strettamente legato a un albergo, che non è il caso di tutte
di tutti gli altri bagni modesti della Toscana, che sono spesso bagni comuni legati a un comune, a una comunità rurale o a una o a delle comunità urbane. Dunque, qui siamo con un albergo, probabilmente vicino al bagno, o forse un albergo e nel bagno, un bagno nell'albergo, scusatemi, che mi fa pensare che la situazione di bagno delle Caldanelle è forse considerare con altri siti che sono poco conosciuti anche in Toscana, come quello di Bagno del Montalcetto, che è vicino a Rapolano Terme e che mi sembra essere uno dei pochi, delle poche strutture di alberghi con bagno termale per la fine del Medioevo. Una struttura che vedremo come sarà, come gli scavi la faranno vedere, ma queste strutture diciamo che uniscono bagno e albergo non ne conosciamo. La sola cosa che posso dire è che dunque potrebbe essere una struttura chiusa, una struttura quasi come un'abitazione e con delle strutture di gestione interne dell'acqua termale. Il solo posto che conosco finora che sia evidente di questa organizzazione sarebbe il Bagno del Papa nella zona termale di Viterbo, e che conosciamo soltanto attraverso una veduta, una gravure della fine del Settecento. Sappiamo bene che è una struttura creata dal Papa Niccolo V, poi ripresa dal Pio II, e che sarebbe una bella, quasi un palazzo, come lo potete vedere, con i bagni all'interno. Allora, ultimo punto, e mi fermerò qui, è il fatto che il bagno delle Caldanelle, ha la peculiarità anche di essere diventata una struttura quasi privata per un principe. È quello che abbiamo potuto mostrare attraverso l'ultima pubblicazione che abbiamo fatto tutti insieme, in particolare con Roberto, e di fare vedere che, dimostrare che, a dire la verità, è un sito che è stato comprato e gestito, ma per quanto tempo non si sa, da Pandolfo Petrucci alla fine del 400, e una forma di privatizzazione, di un uso privato, piuttosto direi, di un bagno, di un albergo, che non è frequente nell'ambito toscano e italiano, secondo me. Il primo forse che avrebbe così tentato di limitare l'uso dell'acqua termale per il suo proprio bene, e ve l'ho fatto vedere il Papa a Viterbo, ma in Toscana ci sono anche le iniziative dei medici, in particolare a Bagno Amorbo, nel Volterano, non tanto lontano da Bagno delle Caldanelle, dove Lucrezia Tornarboni, alla fine della sua vita, è pervenuta a controllare per conto suo e per il conto, direi, della famiglia Medici, il bagno comunale, il bagno che era prima del comune di Volterà, nella zona meridionale del suo territorio. Dunque, un caso un po' particolare, e che forse potremmo anche legare a un altro bagno un po' più lontano, dove c'è anche questo uso privato, tentativa di un uso privato delle acque termali, che sarebbe il bagno di Silano, nella zona di Tolfa, anche lui legato
ai Medici, ma in modo un po' più diverso, perché era la figlia di Lorenzo dei Medici che aveva potuto ottenere questo bene. Dunque, concludo dicendo che secondo me è possibile, attraverso questi scavi, dare l'opportunità di rendere visibile qualche cosa di abbastanza comune, certo in Toscana, l'uso delle acque termali medievali e forse anteriore, perché forse ci saranno delle scoperte che mostrano un uso anteriore, non lo so, ma anche nello stesso tempo mostrare le peculiarità di questo sito, peculiarità che sono strettamente legate alla vita politica, alla vita sociale della fine del Medioevo e del Rinascimento. Ecco, voilà, ho finito, non so se ho fatto il mio tempo e se sono stato chiaro, ma sono pronto a rispondere alle vostre domande se ce ne sono. Grazie mille. Pronto? Roberto? Dico, sei stato perfetto sui tempi, perché sei stato al di sotto dei 15 minuti, come richiesto inizialmente, e molto, molto importante questa contestualizzazione, questo affresco a livello europeo, anche per guidare le ricerche future, e poi un motivo di gratitudine per una esposizione in italiano che aiuta in questa prospettiva di archeologia pubblica per aprire a un pubblico sempre più vasto possibile su questo tipo di ricerche. Adesso andiamo più nel dettaglio su proprio il sito dello scavo di Caldanelle, perché tu hai evidenziato le peculiarità e Deborah Quaglia, responsabile per conto della Odysseus dello scavo, invece esporrà in dettaglio tutta la storia e tutte le problematiche aperte, e con questo lascio anche sì, lo puoi guidare da là. Ci siamo. Infatti non vedi la giù. Scambiamoci per un bel. Forse bene. Scusa questo. Vedete la presentazione? Sì. Sentite? Sì? Pronto, mi sentite? No? Pronto? Ok. Allora, dunque, io vi presento appunto più nello specifico quello che è stato lo scavo del bagno di Caldanelle, che è iniziato nel 2018, lunedì inizierà la quarta campagna di scavo. È stato uno scavo che ha portato veramente, insomma, grandi soddisfazioni, perché non sapevamo cosa andavamo veramente a scavare, perché appunto non c'erano dei precedenti, e quindi siamo scesi in campo veramente un po' alla cieca. Vi presento appunto quello dove si trova il sito di Caldanelle, per chi non lo conoscesse. Si trova praticamente alla distanza di 500 metri di linea d'aria all'incirca rispetto ai ben più famosi bagni di Petriolo. Si trova su una sorta di pianoro alla confluenza di due torrenti, che è uno al posto delle Caldanelle, proprio l'omonimo che è costituito principalmente, viene alimentato dalla sorgente che ancora sgorga oggi
proprio lungo la sponda destra del fosso, e poi un altro torrente per lo più in secca, che è il fosso delle Pietre Rosse. È un piccolo, veramente, è una piccola struttura, siamo intorno ai 500-600 metri quadri, che è costituita appunto da una pianta pressoché rettangolare, quadrangolare, dove sul lato sinistro troviamo il posto, è lambita dal posto delle Caldanelle, mentre sul lato destro invece troviamo il posto delle Pietre Rosse. Purtroppo, come vi ha detto prima il professor Farinelli, non è più dove si trovava in origine la sorgente, che è stata purtroppo incanalata, e il fosso e una parte del letto del fosso è stato veramente distrutto da una cementificazione abbastanza importante, quindi purtroppo non sappiamo dove sgorgasse in origine, dove si trovava appunto, come facessero a portare l'acqua termale all'interno di questa struttura. Infatti ipotizziamo che all'interno di questa struttura, come diceva prima il professore, si trovassero un albergo, sicuramente ancora da capire quale fosse la sua locazione, poi sicuramente ci sono delle vasche termali che ipotizziamo fossero in questa posizione qua, che è la posizione leggermente più in basso rispetto a, proprio dal punto di vista altimetrico. Infatti, come possiamo vedere da questa planimetria, il sito si dispone su due livelli. Un livello, che è questo qui più a destra, che si trova su uno sperone roccioso abbastanza importante, di cui abbiamo scavato, abbiamo individuato questa porzione in verde chiaro, e una parte invece più in bassa, che probabilmente si trovava in origine a una distanza rispetto allo sperone roccioso di almeno 3 metri di altezza. Probabilmente noi sappiamo che appunto ci viene in aiuto i documenti storici, che sappiamo da questi documenti che a partire dal 1331 il vescovo di Siena, Don Osdeo Malvolti, chiede il permesso al comune di Siena di poter circondare da mura, per una questione difensiva di sicurezza, dei bagnanti che qui appunto venivano a fare le cure termali, un piccolo villaggio. Quindi per adesso di questo villaggio non ne abbiamo trovato traccia, perché sicuramente è ancora sepolto al di sotto di numerose stratigrafie molto più tarde. Però appunto di questo periodo abbiamo questa struttura muraria, questa cortina difensiva abbastanza imponente, che si diversifica in due praticamente porzioni. Abbiamo la porzione più a sinistra, che ha uno spessore molto maggiore, perché appunto si posava, andava le sue fondamenta si posavano ad una altezza molto maggiore rispetto invece a quest'altra, alla porzione più a destra, che si posavano direttamente su questo sperone roccioso. Di questa struttura muraria, la cosa bella che abbiamo scavato nella scorsa campagna è stato appunto il ritrovamento di questa apertura, che sicuramente era una delle due, ipotizziamo almeno, porte di accesso all'interno di questo albergo delle Caldanelle. È un'apertura che viene totalmente poi obliterata da una colmata, cioè quindi viene completamente ricoperta da un'azione abbastanza imponente, di circa 3 metri di spessore, che avviene praticamente in un periodo che abbiamo identificato nella prima metà del XV secolo, ipotizziamo dovuto al cambio di proprietà, perché sappiamo che Don Osdeo Malvolti muore in guerra durante la battaglia al comune di Siena, probabilmente quindi il comune di Siena entra in proprietà, cioè acquista, cioè prende proprio la proprietà del sito delle Caldanelle e fa delle importanti opere di edilizia. La prima, che è quella più meno male per noi sconvolgente, è questa obliterazione della porta più antica, dove appunto la cosa abbastanza carina che abbiamo trovato durante lo scavo è stato che all'interno di questo spazio, che rappresenta appunto la colmata della porta, sono stati rinvenuti una pala e una chiave, probabilmente, ora sono soltanto ipotesi, però riferibile appunto a questa importante azione di colmata.
E poi sono stati, è stata aperta una porta successiva, molto più piccolina rispetto a quella più antica, probabilmente perché si ipotizza ci fosse un'apertura ulteriore dalla parte opposta, più grande, o forse perché le persone passassero molto probabilmente più, cioè ci fosse meno persone che venivano condotte all'interno dell'albergo. Relativa a questa apertura abbiamo trovato anche un pavimento in mattoni abbastanza ben conservato, e non solo, abbiamo rispetto a questa grande operazione edilizia abbiamo rinvenuto anche due strutture proprio antistanti e che chiudono a maggior ragione la porzione esterna, la cinta muraria dove si trovava l'apertura, cioè la porta all'interno delle mura più antiche, che sono questa specie di torretta che ancora però dobbiamo capire qual era il suo valore, il suo utilizzo, e una specie di pilastro quadrato abbastanza imponente, anche questo ancora da interpretare perché non capiamo con quale tipo di struttura fosse collegato in relazione. La foto a sinistra vi presenta appunto il lavoro che abbiamo fatto, era come si presentava lo scavo all'inizio del 2018, questa è la foto dell'anno scorso a fine campagna. È stata un po' una delusione per noi perché avevamo ipotizzato già, c'eravamo già previsti appunto di aprire, quindi di vedere, di poter oltrepassare nuovamente la porta più antica, invece probabilmente il comune di Siena ci ha fatto un brutto scherzo costruendoci questa bellissima torrettina davanti. Andando velocemente, questa quindi abbiamo la fase da prima metà del XV secolo, poi non capiamo cosa succede ancora, appunto quello che abbiamo indagato è circa un ottavo ancora di tutto il sito, e quello probabilmente succede qualcosa alla fine del XV secolo che ci porta a costruire una specie di terrazzamento esterno alla cinta muraria e all'albergo e all'abitato, e iniziano a depositarsi una serie di strati che vengono utilizzati praticamente come butto, cioè una sorta di, questo spazio esterno alla cinta muraria viene utilizzato come una sorta di discarica. Per noi è stata veramente una sorpresa abbastanza importante perché abbiamo la possibilità di ricavare numerose informazioni da questo tipo di stratigrafie. Abbiamo ritrovato numerosi reperti ceramici quasi integri, tantissimi reperti, cioè oggetti in vetro che stiamo ancora studiando, sono ancora in fase di restauro e riattacco dei frammenti, però già ci hanno dato un'idea di quello della vita che si conduceva tra la fine del XV secolo e la prima metà del XVI secolo all'interno dell'albergo delle Caldanelle. È una vita abbastanza dal punto di vista appunto del corredo ceramico e dei vetri che rispecchia oggetti anche di importante valore, soprattutto il materiale vitreo, ci sono oggetti di valore che provengono anche da disparate da Venezia e anche dall'area bizantina. E poi abbiamo trovato anche diverse monete, un quattrino di Siena, purtroppo sono in buonissime condizioni, però abbiamo ritrovato appunto un quattrino di Siena della prima metà del XVI secolo e un altro di Lucca, sempre lo stesso periodo. Questa fase di butto, questa fase di discarica è relativa sicuramente alla vita che conduceva Pandolfo Petrucci all'interno delle Caldanelle, perché il periodo è lo stesso. Una vita che dal punto di vista architettonico è contraddistinta da alcune costruzioni che venivano utilizzate per lo più per restaurare il sito, per adesso non ci sono grandi stravolgimenti. E poi abbiamo viene costruito una specie di loggiatino, una specie di porticato antistante alla porta, quello appunto che si trova all'altezza maggiore. Una specie di loggiato che viene utilizzato probabilmente come punto di sosta o di sorveglianza da parte di sgherri che erano qui a difesa
dell'albergo, perché qui abbiamo trovato una panca in muratura che è praticamente non è nient'altro di una trasformazione di un muro che serviva soltanto per come contrafforte di un'altra muratura più antica, che viene praticamente qui che viene riutilizzato con dei mattoni, viene ricoperto con dei mattoni e utilizzato come panca. Nello spazio antistante viene acceso, si vede anche per un lungo tempo, un grandissimo focolare al cui interno sono stati ritrovati numerose frammenti di ceramica, reperti appunto di resti di pasto, quindi ossa animali, anche la moneta, se non sbaglio, dovrebbe essere il quattrino di Siena, e sono state rinvenuti appunto, molto probabilmente questo focolare è relativo appunto alla vita di questo periodo della prima metà del XVI secolo. Andando avanti, ritornando al ritroso dello scavo, dal punto di vista esclusivamente dello studio del materiale, abbiamo notato che ci deve essere stato un cambio o di destinazione dell'albergo o di proprietario, perché notiamo una differenza abbastanza importante dal punto di vista, appunto, come dicevo, del corredo ceramico che si trova nella seconda metà del XVI secolo. Un corredo che appartiene sempre e comunque fin dall'inizio, insomma, della stratigrafia, dell'indagine che abbiamo finora fatto, appartiene al 90%, costituisce al 90% di oggetti di vasi prodotti a Siena, nel territorio senese, con qualche importazione che deriva dall'Alto Lazio e da qualche cosa nell'area umbra. Appunto, vi dicevo prima, c'è questo cambiamento nella seconda metà del XVI secolo, poi purtroppo il sito entra veramente in disuso, praticamente abbiamo le prime fasi di crolli dei solai e dei tetti, e abbiamo una successiva veramente frequentazione, ma molto molto sporadica e spartana, nel XVIII secolo, quando abbiamo questi piccoli focolari e qualche frammento di ceramica in qua e là sullo scavo, che abbiamo attribuito appunto al passaggio di pastori transumanti che portavano a bagnare le loro greggi per una questione appunto di salute delle loro greggi. E una sorpresa che ci ha veramente, insomma, che ci ha reso abbastanza anche felici è stata che il sito delle Caldanelle non viene sfruttato soltanto dal punto di vista di cura termale, ma abbiamo qui si imposta anche una produzione di oggetti in vetro. Non abbiamo un termine preciso dal punto di vista della datazione, ma sappiamo che c'è questa produzione vetraria in un periodo abbastanza precisato che va prima del XVI secolo. Perché questo? Perché abbiamo ritrovato moltissime pietre ricoperte da una sorta di scorificazione vetrosa, come vedete qui appunto nella slide, che si trovavano all'interno delle murature appunto appartenenti alla fase della prima metà del XIII secolo o fine XV secolo. Le abbiamo trovate all'interno di queste strutture murarie e all'interno dei crolli. Quindi l'idea sarebbe, andando avanti con lo scavo, quello di, se siamo fortunati, di riuscire a trovare anche questa struttura produttiva, questa fornace per, appunto, per la produzione del vetro, che fino adesso all'interno del territorio senese non è mai stata fino ad ora scavata. Ne abbiamo sicuramente attestazioni, ce ne sono tantissime, però proprio dal punto di vista dello scavo archeologico non abbiamo ancora una attestazione. E volevo soffermarvi su una cosa che mi sono persa all'inizio, perché ovviamente troviamo questo sito termale, questo piccolo albergo così abbastanza vicino rispetto ai bagni di Pietriolo, perché la sua fortuna è stata che la polla termale di Caldanelle ha caratteristiche totalmente diverse rispetto a quelle dei bagni di Pietriolo, perché ha una temperatura temperatura molto più bassa, si aggira intorno a 38 gradi, e anche una composizione chimico-fisica totalmente diversa da quella di Pietriolo. Basta anche osservare soltanto il tipo di sedimento che lascia lungo il corso del corrente appunto di Caldanelle, che è quasi inesistente, proprio poco significativo rispetto appunto ai bagni di Pietriolo, che ha già una calcificazione abbastanza importante. E questo è stato anche un surplus rispetto all'offerta termale che il territorio della Parma
dava ai, appunto, ai bagnanti che venivano per lo più per curarsi anche. E si, in alcune documentazioni storiche si consigliava proprio una specie di cura termale che costituiva in una sosta di qualche giorno prima ai bagni delle Caldanelle per fare un approccio un pochino più, più morbido alla cura, e poi si, ci si doveva spostare verso Petriolo per fare invece la cura più forte, la cura più strong. Quindi è stata anche, cioè bene o male, questa differenza chimico-fisica dell'acqua termale è stata la fortuna di questo piccolo albergo che, di cui vi ho parlato adesso, e che speriamo ci possa dare numerose anche, nuovamente anche altre tipi di scoperte importanti. Quest'anno appunto lunedì inizieremo la nostra quarta campagna di scavo, e per adesso l'idea è quella di continuare, di iniziare la vera e propria indagine all'interno del sito per capire come si componeva, si disponeva all'interno, perché appunto abbiamo riconosciuto, bene o male, insomma, ipotizziamo che la parte più a nord fosse quella delle vasche, che però purtroppo per adesso non possiamo scavare per una questione proprio di sicurezza. Però dobbiamo capire come era articolato questo albergo, se c'erano delle aree aperte, se c'era anche un luogo di culto, quindi una piccola cappella, una piccola chiesetta, e insomma speriamo di dare delle risposte a tutto questo. Grazie, molto, molto chiaro. E io, mentre noi ci scambiamo, diciamo, di posizione, do la parola al primo degli interventi di carattere diacronico, che è quello di Andrea Marcocci, la persona che più di tutti conosce il territorio di Civitella Paleanico, e anche in relazione a tutte queste sfaccettature, perché è coinvolto un po' in tutte le indagini in forme diverse che avete visto, e perché sta pubblicando una carta archeologica proprio ha come requisito questa diacronicità assoluta, si va dal paleolitico all'età industriale, e noi con i pastori transumanti siamo arrivati alle soglie dell'età industriale, ma non l'abbiamo ancora toccata, e invece è uno degli aspetti su cui per esempio un PRIN sul 8-900 che abbiamo proposto sarà un altro degli aspetti da indagare di questo territorio estremamente ricco e interessante. Lascio la parola a Andrea. Ciao, saluto tutti con molto piacere, ringrazio la Fondazione, la professoressa Morelli, Roberto. Anch'io voglio essere, diciamo, breve. Nel frattempo, che magari vi spiego chi è, cos'è l'associazione, cerco di condividere il mio piccolo contributo che riguarderà appunto la diacronia, come diceva Roberto, dell'insediamento sul territorio del Comune di Civitella Paganico, recuperando delle slide della tesi di laurea. Vedo ancora la finestra, ecco, forse ora riesco a condividere. Capito il principale problema? Allora non so se la vedete. Sì, adesso sì. Ok. Quindi, allora, vi dico in due parole l'associazione. L'associazione Odysseus è un piccolo ente di ricerca nato nel 2007 dal 2007 intraprende delle ricerche archeologiche. La funzione ricerche dell'associazione, appunto, già nel suo incipit comprende non solo nella sua costituzione non solo archeologi di professione ma anche volontari, e questo è un primo aspetto proprio di coinvolgimento delle comunità locali. Il volontario che non è certo coinvolto nelle operazioni di ricerca scientifica, ma in quelle accessorie, è coinvolto fin da subito nell'archeologia e nella storia del territorio. Chiaramente gli scavi poi di Casenovole sono andati avanti durante gli anni, quindi con un progetto pluriennale. Nel 2018 abbiamo iniziato lo scavo delle Caldanelle, che anch'io sono d'accordo, riserverà delle sorprese, ne siamo tutti certi,
e illustro anche le operazioni accessorie attraverso più che altro il volontariato facciamo sulle puliture di alcuni siti archeologici perduti o comunque abbandonati, che sono prevalentemente Pietratonda e la Badia Ardenghesca, di cui magari vi accennerò brevemente alla fine di questo breve contributo. Allora, il comune di Civitella Paganico può essere diviso in quattro habitat che daranno anche caratterizzeranno anche per certi aspetti la diversità insediativa, soprattutto per quanto riguarda il periodo preistorico e romano e quello alto medievale, che sono contraddistinti dall'insediamento in pianura o quello in collina o ad alta collina. Qui potete vedere anche delle foto di riferimento dei vari habitat, per esempio la media e alta collina che si concentra nella parte nord occidentale, quindi lambisce le colline metallifere, è caratterizzata da rilievi medio-alti che si concludono con il Poggio dei Leccioni, quasi 600 metri. Dal punto di vista naturalistico, per esempio, c'è un'oasi dell'albero del Tasso molto curiosa, che i botanici ancora non sanno se è perché lì ci sono delle condizioni per cui è nata spontaneamente oppure è stata coltivata in epoca, per esempio, medievale, dove si usava questo tipo di legno per gli archi da guerra. Anche lo stesso Ozi, per esempio, aveva un arco in legno di Tasso. La prevalenza dell'habitat è contraddistinto dalla bassa collina, la pianura la vedete quella lungo la valle dell'Ombrone prevalentemente, poi c'è un piccolo lembo nord, è stato diciamo evidenziato, e sarebbe la riserva del Basso Merse. Allora vado avanti. Ecco, allora questa è una prima cartografia diacronica dei siti editi al momento dello studio del contributo alla carta archeologica del Comune di Civitella Paganico. I diversi colori, non so se la resa grafica è ottimale, comunque i diversi colori rappresentano i vari periodi storici, e quindi già in partenza notiamo un numero considerevole nel Comune di Civitella Paganico di siti appunto storico-archeologici. Ho messo in evidenza in particolare due documenti. Vedete la cartina del Bianchi, trattata dal Bianchi Bandinelli, dove di propria mano ha segnato la tomba cosiddetta di Poternuovo, a cui accennava prima Mariangela Turchetti, con un corredo del tutto simile a quella della tomba del Tasso. Qui faccio una piccola correzione dicendo che non c'erano notizie della necropoli di Cassenovole prima dello scavo del 2007, le uniche notizie si riferivano appunto a questa tomba di Poternuovo, che però è distante ed è vicino Pari qualche chilometro. L'unica notizia riferibile a Cassenovole è una notizia del 1876, ma che il Bandinelli ubica non nella zona dello scavo attuale, ma nella valle dell'Ombrone, tutta da verificare appunto perché non sappiamo ancora bene quanto possano essere attendibili queste cartografie. L'altro elemento che ho voluto sottolineare invece, la tomba di Poternuovo è situata, la vedete nella freccia in alto, nella freccia invece più in basso indica il castello di Cassenovole, di cui abbiamo la prima notizia in questo atto del 1988, editato dal Curze nel 1974, ed è un atto di vendita della contessa Villa, vedova Ardengheschi, dove vende terre appunto in località e in vocabolo Casanuovola e Ancaiano. Questo invece è uno schema che può far capire, diciamo, il lavoro della ricognizione. Individuati due quadranti dove la ricognizione è stata fatta in maniera intensiva, che vedete più o meno tutte e due lungo la valle dell'Ombrone a nord e a sud. La prima zona riguarda la frazione di Pari e di Casale, la seconda quella di Paganico, dove poi si articola anche tutto il complesso romano che sta scavando Alessandro Sebastiani.
Mentre poi gli altri sono ricognizioni, fuori da questi quadranti, sono ricognizioni fatti casualmente. Quindi all'interno dei transetti dove l'intensità, diciamo, è della ricognizione, tra virgolette, è sopraffina, la restituzione delle unità topografiche individuate è rilevante. Poi ci sono chiaramente, non vi sto ora a spiegare le varie percentuali, ecco, sono tutte analisi che si fanno poi in sede di restituzione del dato archeologico. Quindi, partendo con la diacronia, potete vedere due cartine del periodo preistorico e protostorico. Chiaramente i rinvenimenti sono scarsi, qui chiaramente vengono assommati quelli editi e quelli inediti. Vedete sulla destra le figure, per esempio, di un nucleo del Paleolitico superiore che è stato rinvenuto nella piana del Lombrone vicino all'azienda Nuova Cassenopoli, mentre qui mi piaceva sottolineare, per esempio, nella prima cartina, a proposito di archeologia pubblica, è quello che si perde anche per la scarsa sensibilità spesso nei riguardi un aspetto fondamentale, che è quello culturale, del bene culturale, è una cava fatta non mi ricordo quanti anni fa per le sabbie, e che aveva messo in luce questa cava un bancone di argilla che era diventato, io mi ci divertivo insomma ad andarci, perché era diventato un museo a cielo aperto del Pliocene. Ecco, in questo bancone di argilla era possibile vedere una innumerevole serie di fossili, appunto riferibili al Pliocene, quindi da 2-5 milioni di anni fa, conchiglie, ma anche addirittura frammenti di ossa, come mi ha detto un paleobotanico, e che purtroppo negli anni è stata interrata. Ecco, questa secondo me è una delle tante occasioni perse di valorizzazione di un territorio per la scarsa sensibilità. Scarsa sensibilità intendo generale, non solo amministrativa o generale. Questo invece è una slide che riguarda il periodo etrusco. Per quanto riguarda quell'arcaico, nella prima slide vedete la freccia che indica il punto di ritrovamento di Poggio alle Lame, quindi siamo poco sotto Pari, una tomba a fossa di un periodo arcaico, siamo nel V secolo avanti Cristo, con questo pregevole cratere o scene Dionisia che è visibile ed è messo in mostra al Museo Archeologico di Grosseto. Nell'altra slide ho invece sottolineato la posizione della necropoli etrusca di Cassenopoli, che è stata già ampiamente citata dalla Mariangela Turchetti e da Valerie del Segato. Ecco, qui siamo nel periodo romano, e nella seconda slide ho evidenziato appunto il punto della genericamente villa romana di Pietratonda, con una foto dello scavo della pertinente al progetto Cultura 2000 e diciamo sotto la direzione della soprintendenza e condotto dall'Università di Girona. Passando velocemente al periodo medievale, ecco, qui ho messo due esempi dei secoli centrali, o comunque a cavallo tra l'alto medioevo e i secoli centrali. In alto la freccia indica il castello di Pari e una delle pietre murate in una casa del castello di Pari riporta questa bellissima, bellissima pietra raffigurante probabilmente due cervi alla fonte, proveniente molto probabilmente dalla pieve di San Giorgio in Valona. Sotto invece vi ho segnalato l'ubicazione della abbadia ardenghesca, che è, diciamo, ha proprio una posizione centrale ombelicale direi del comune di Civitella Pagana. Allora, vado veloce. Ecco, qui siamo invece basso medioevo, tardo medioevo, ho messo paganico nella seconda slide, vedete la freccia che indica
in basso il castello di Paganico e in alto Caldanelle o anche Petriolo, perché sono in questo momento, appunto nel 1262, mi sembra c'è la prima statuizione con la volontà della Repubblica di Siena di costruzione del borgo franco di Paganico, ma contemporaneamente a nord del comune Petriolo incomincia ad avere le attenzioni e le cure della Repubblica di Siena, organizzando appunto i bagni, che poi successivamente saranno anche fortificati agli inizi del 400. E a questo punto ho messo la foto, Roberto, della questa l'ho messa per te, per la l'iscrizione che è dentro l'abbazia. Ecco, per quanto riguarda l'abbazia, c'è uno studio abbastanza esaustivo fatto da Patrizia Angelucci, vi consiglio, se volete approfondire il tema, di acquistare il volume, dove si parla diffusamente appunto di tutto l'aspetto da quella che potrebbe essere stata la fondazione fino alla gestione, alla decadenza del monastero. Appunto, l'atto di fondazione non è conosciuto, ma si presume che siano stati proprio gli ardengheschi che in questo territorio, agli inizi dell'undicesimo secolo, stavano consolidando il proprio dominato sloshi. Quindi l'abbazia è stata, per così dire, Patrizia Angelucci, ma anche altri storici, presumono che sia nata agli inizi dell'undicesimo secolo, se non alla fine del decimo addirittura. Allora, sicuramente la concessione di decime fatta all'abbazia dal vescovo Giovanni, quindi nell'episcopato che va dal 1037 al 1063, è una buona base di partenza per identificare appunto il momento della nascita dell'abbazia. L'abbazia ha una bellissima facciata in pietre conce di travertino, pressoché originaria, ed ha delle, come si possono chiamare, sono degli apparati decorativi che riportano all'abbazia di Sant'Antimo, anche se qui la committenza probabilmente era di un livello inferiore, perché sono un po' più rozze. L'abbazia come la vediamo oggi manca delle due navatelle laterali, perché nel corso del Cinquecento è andata in rovina e quindi sono state demolite. Un documento molto importante che riguarda l'abbazia e che attesta la prima relazione con i conti ardengheschi è del 1108 ed è un breve recordazionis, dove confermano la donazione fatta precedentemente da un conte Ranieri, forse il fondatore. La donazione della corte e del castello di Civitella, poi una metà il conte se la trattiene dietro la corresponsione di un censo all'abbazia. Nel corso del XII secolo l'abbazia estende il proprio dominatus attraverso donazioni, acquisizioni, e alla fine appunto del XII secolo un'estensione ampia che va fino alle porte di Siena e che coinvolge le diocesi non solo di Siena ma appunto anche di Grosseto, Roselle diciamo, e Volterra. Da questo momento poi inizia invece la fase della decadenza. 1202 sappiamo il primo atto di sottomissione formale non solo dell'abbazia ma anche dei conti ardengheschi alla comune di Siena attraverso il pagamento, il cosiddetto frodo di 26 denari per massarizia. La basilica, l'abbazia, il monastero, il complesso va in rovina fino a quando nel 1440 passa sotto la giurisdizione di Santa Maria degli Angeli, ma anche questo poi successivamente verrà soppresso fino a quando appunto abbiamo un documento della visita dei Gherardini che dice che nel 1676 praticamente il luogo è disabitato.
Allora, Abbazia Ardenghesca è un luogo che, versando in uno stato totale, colpevole di abbandono da parte di più enti, l'associazione se ne è fatto carico e da un po' di anni ne cura la pulizia, proprio per renderla fruibile. Non solo, attraverso un accordo con la parrocchia che detiene proprietà dell'abbazia, la parrocchia di Civitella Marittima, in cambio, diciamo, delle pulizie abbiamo richiesto la possibilità di fare delle prospezioni geofisiche. Questi sono i momenti delle indagini attraverso georadar e tomografie elettriche. Questo è un primo risultato perché siamo convinti che quell'abbazia, al pari per esempio di Abbadia Ardenga, che è molto simile, anche lei per esempio attualmente manca delle due navate centrali e comunque una costruzione molto simile alla nostra e che ha usufruito delle benevolenze dei conti ardengheschi, anche lei potrebbe avere una cripta. Qui c'è un primo esame con delle potenti anomalie nella zona tra il corpo centrale e l'abside, che potrebbe identificare la cripta. Pietratonda, ecco, l'altro luogo di cui ci stiamo prendendo cura da qualche anno attraverso un accordo con la soprintendenza del comune è proprio Pietratonda, caduta anche questa da oltre 13-14 anni in totale abbandono. Noi abbiamo nel 2019, appunto grazie a questo accordo, ripreso le pulizie, perlomeno per riportare il sito a un luogo di decoro. Abbiamo speso dei soldi sempre troppo carenti per questo tipo di attività, per tagliare addirittura il bosco che c'era rinato dentro alle strutture scavate appunto tra il 2004 e il 2006. Il proseguo dei lavori comunque ha riportato attualmente alla pulizia totale dell'area archeologica e siamo in attesa di ricevere dei fondi attraverso appunto delle richieste, bandi e quant'altro per poter fare le opere di sicurezza necessarie per renderlo accessibile. Quindi si tratta inizialmente di una recinzione e delle protezioni ai pozzi e ai pozzi insomma, dove c'è il pericolo di caduta. Pietratonda è un luogo bellissimo tra i tanti e diciamo per la prima volta viene riportato agli onori delle cronache dalla De Mollo alla fine dell'Ottocento, ripreso poi dal Galli, sempre collega regio ispettore degli scavi, nel 1915, quando oltre a descrivere sommariamente la villa, appunto uso il termine generico villa, ma il tipo di insediamento è tutto da verificare, il Galli appunto descrive le strutture emergenti in seguito al ritrovamento occasionale di una tubatura di una fistola acquaria. Trovano durante i lavori di cava della silice, perché nel frattempo lì le operazioni delle ricerche prima di antimonio e poi della silice hanno portato appunto alla scoperta di questa tubatura lunga oltre 12 metri, che poi verrà rinterrata, a detto dello stesso Galli, e descrive appunto questo luogo, soprattutto le imponenti strutture dell'esedra pertinenti al calidarium, dove attraverso un arco in ghiera di mattoni si può entrare nelle sottostrutture. Quindi ci sono degli alzati imponenti e anche, non solo sottostrutture, scusate, degli ambienti sotterranei. Questo vedete dei momenti degli scavi della villa romana durante appunto il progetto Cultura 2000, ahimè abbandonato, 2 anni di scavo, poco più, sono veramente pochi per un complesso del genere, ma tant'è, anche qui le volontà di investimento su un sito del genere non ci sono state. Qui vedete l'equipe dell'Università di Girona, a cui era affiancata
l'Università di Tolosa per quanto riguarda il rilievo architettonico. E questi sono alcuni momenti invece odierni. Qui possiamo vedere uno dei pozzi descritti dal Galli, l'opera reticolata, e sopra delle superfetazioni che se da un lato hanno deturpato gli ambienti stessi dell'insediamento romano, hanno anche protetto dalle intemperie. Perché dovete sapere che tra l'altro questa zona archeologica, appunto nelle attività di estrazione mineraria, ma anche successivamente nelle attività agricole, è stata adibita a ricovero per animali, quindi recinzioni, piccoli castri, e poi in questi due pozzi, in uno ve l'ho fatto vedere, addirittura avevano alloggiato delle cisterne, una per il gasolio, una per l'olio, perché sopra poi avevano costruito un piccolo distributore, poi divelto durante la prima campagna degli scavi. Qui vedete dei momenti quando abbiamo iniziato a fare le puliture del sito archeologico. Sulla destra potete vedere, sulla sinistra scusate, lo stato in cui abbiamo trovato le strutture agli inizi. Dopo una prima pulitura è già cambiato tanto, e adesso le murature sono visibili, protette. Stiamo facendo i trattamenti alle murature. Questo, per esempio, è la struttura sotterranea individuata, o a detta degli archeologi di Girona, anche come ipocausto. Qui siamo sotto il calendario. Bene, io faccio solo alcune considerazioni per quanto riguarda l'archeologia pubblica. L'associazione chiaramente ha un suo sito istituzionale da poco rinnovato, dove potete trovare tantissime notizie, dove potete ascoltare anche quello che facciamo attraverso dei podcast, quindi proprio dei propri veri racconti archeologici, che ripercorrono anche i momenti delle scoperte e delle ricerche. Ci sono alcuni reperti messi in rete che potete manovrare virtualmente, girare, ingrandire, proprio per a scopo didattico anche. E abbiamo, come diceva prima Alessandro, anche noi ci siamo dotati già da diversi anni di un Oculus Quest con la ricostruzione in realtà aumentata di una tomba, la tomba del Tasso. Attraverso l'Oculus, diciamo, le scolaresche che sono venute a visitare i nostri scavi, i nostri open day, i nostri veri e propri, diciamo, come dire, coinvolgimenti dei ragazzi, ma non solo dei ragazzi, sono venute anche delle gite durante i percorsi archeologici che abbiamo istituiti, soprattutto nelle primavere. Ecco, hanno potuto immergersi virtualmente all'interno di una sepoltura, e con le applicazioni hanno potuto anche prendere i vasi all'interno della tomba, le hanno potuti girare, guardare, corredati di schede tecniche e quanto. Questo sì, è una restituzione obbligata che abbiamo nei confronti del pubblico, perché tutto non rimanga, diciamo, fine a se stesso. Io lascio la parola a Roberto per un eventuale scambio di opinioni. Le cose da dire sono veramente tantissime, ma direi che il tempo è tiranno. Grazie anche a te per essere stato sintetico. Io avevo previsto un intervento, vedrò se mi è possibile condividere. Non so, voi vedete? Vedete? Io vedo Andrea. Sì, noi vediamo, grazie. Perfetto, allora torno. In modo da poter. Facciamo così. In realtà il mio intervento era stato collocato alla fine, sia perché può essere inteso come un intervento sulla diacronia, ma
è incentrato su una data specifica, 1320, e poi vi spiegherò perché questa ambiguità, sia perché doveva essere in qualche modo comprimibile, cioè se avessimo fatto troppo tardi, e tutto sommato sono già le 1:10, cercherò di comprimerlo al meglio, e l'apporto, una delle occasioni in cui il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali a cui appartengo può incrementare l'archeologia e l'archeologia pubblica in questo territorio, al di là della collaborazione individuale sullo scavo di Caldanelle. E l'intervento riguarda appunto questa fonte eccezionale, e una fonte che è indispensabile per il medievista, e quindi tutto ciò che avete diciamo visto dal punto di vista dell'indagine sul Medioevo potrà giovarsi dal risultato di questa ricerca, e che è anche utile per tutti gli altri archeologi, perché è un repertorio di toponimi antichi oggi scomparsi, che è dalle 4 alle 5 volte superiore rispetto alla cartografia attuale. Quindi noi abbiamo un tesoro di toponimi e tutto ciò che comporta l'analisi toponomastica, sia dal punto di vista funzionale, magari riferimento a una strada, a un muro, a una fortificazione, come in riferimento a un mulino, oppure proprio dal punto di vista dell'etimologia, quindi i toponimi etruschi, i toponimi romani, gentilizi, eccetera. Ecco, il nostro contributo è mira alla georeferenziazione dei dati provenienti da questo catasto, che è un catasto di dimensioni enormi. Questa è solo una comunità, è un registro, ma ci sono centinaia di questi registri, e non solo, ma abbiamo questi più preziosi piccoli registri. Nel caso del territorio di Civitella Paganica abbiamo quello di Montagutolo, cioè sono i quaderni di campagna che i notai, gli stimatori, i rappresentanti della comunità locale si portavano dietro e registravano. Quindi abbiamo una ricognizione del 1318, poi ci vogliono 2 anni per passare alla redazione della tavola. Che cosa riportano questi dati? I dati sono appunto nel registro di campagna, poi vengono copiati nei registri più grandi, e la maggior parte dei dati provengono da quelli più grandi, perché sulla base di quelli più grandi, suddividendo per ogni proprietario, si attuava l'imposizione fiscale. Abbiamo i confini, e questo interessa solo i medievisti, a parte il fatto che qualche volta si parla di fossus con un toponimo, oppure abbiamo strata, e questo interessa anche più i classicisti, perché raramente nel Medioevo si costruivano strade, e altre volte abbiamo le vie, quindi si può ricostruire la viabilità minore. Poi abbiamo un dato che interessa tutti, nel senso la stima, le dimensioni, quindi quanti metri quadri, ma anche quanto valeva all'epoca, e quindi la qualità del terreno, la qualità dei suoli. Quindi in questo caso 5 lire e 3 soldi che veniva riportata nel 2 fonti. In alto abbiamo il registro fiscale, quello grande, in basso quello piccolo che veniva realizzato in campagna. E poi abbiamo questo repertorio di toponimi che sono appunto 5 volte superiori a quelli disponibili normalmente utilizzati dagli archeologi, cioè quelli della cartografia contemporanea. In questo caso abbiamo sul posto Dicto Die, quando passeggiavano hanno registrato una terra nel luogo detto Fonti Spanze, e poi l'hanno messo in bella copia nel registro più grande Fonte Panzi, e poi abbiamo in quel caso anche nel Leopoldino il toponimo che si è conservato, è uno di quei 5 toponimi sul totale che sono raggiunti. Questo è il sistema dei rimandi interni fra i registri di campagna e i registri fiscali. È il lavoro che dobbiamo fare, cioè ricostruire virtualmente i registri di campagna attraverso questi rimandi alle pagine e al numero dei registri che troviamo qua in alto. E mi fa piacere che accanto al Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali dell'Università di Siena, con me, Michele Pellegrini, Andrea Barlucchi,
ci siano altri istituti universitari. Abbiamo l'Università di Tours, perché anche Didier Boissel si occupa non solo di termalismo medievale, ma di paesaggio medievale, quindi segue alcune tesi e collabora a questo progetto, e l'Università di Trento, che fa un po' da capofila e che ha iniziato un lavoro che è in linea con, diciamo, le richieste future, cioè di digitalizzazione delle fonti. E stiamo facendo delle foto a altissima risoluzione di questi registri, e queste foto vengono organizzate in un database, e questo database può essere messo online assieme ad una maschera di compilazione per uniformare la stesura della banca dati consultabile. Il risultato finale può essere, questo per esempio conoscete molti di voi che operate in Maremma, questo è il Tino di Moscona. Qui abbiamo ricostruito la ricostruzione di Francesco Angelucci, un altro collaboratore dell'associazione. Lui ha ricostruito ogni proprietà, cioè ogni edificio all'interno sia del Tino di Moscona sia del castello di Monte Curliano, che era la porzione abitativa più importante, fortificata, affiancata al Tino. E noi sappiamo nel 1320 chi erano i proprietari di ogni singolo appezzamento, cioè se noi scavassimo una di queste case sappiamo che apparteneva a Tizio, che quella casa valeva tot, che questo tizio aveva alcune proprietà da quella parte del Salica, anziché dalla parte del Lombrone, e che aveva un tot di campi, aveva un tot di orti, aveva una vigna, eccetera. Cioè noi possiamo fare una micro storia di dettaglio grazie a questi riferimenti topografici, una micro storia che però si può relazionare allo scavo. Quindi è stato fatto per Montarrenti, per esempio, dove è stato scavato un sito dove avevamo questa fonte, ma potevamo farlo per esempio per Monteverdi, possiamo farlo per Paganio, anche se lo scavo non c'è, ma questo lavoro si avvicina molto allo scavo, e possiamo farlo per tutti i centri a continuità di vita, perché praticamente tutti i centri a continuità di vita hanno un'origine medievale e sono registrati in questa fonte. Questo per quanto riguarda all'interno delle mura, la parte abitativa, e poi lo stesso possiamo farlo per il paesaggio agrario, appezzamento per appezzamento nel paesaggio circostante. E io con questo concludo la mia parte, diciamo, descrittiva, ma rimango a disposizione, nel senso che chi di voi ha degli interventi, delle curiosità, delle puntualizzazioni che nel tempo a disposizione non sono state possibili enunciare, è questo è il momento, diciamo, del libero dibattito. E mi riferisco anche a Michelle Hobart, che è stato così gentile da rimanere, e se vuol aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha detto Sandro, oppure se vuole fare un intervento proprio, siamo qua ad ascoltarla. Beh, volevo fare, allora colgo l'occasione per dire che sono molto magnificamente colpita dalla sinergia che si è creata oggi tra le varie istituzioni culturali, non solo le università, ma anche con le sovrintendenze e con le associazioni fondamentali come quella del Odisseus, che è un po' il perno in cui tutti ci siamo incontrati quasi. E poi è affascinante vedere anche quanto lavoro è stato fatto e quanto potenziale c'è per creare questa archeologia pubblica, perché qui c'è una quantità di risorse fenomenale che va dal dettaglio della tomba e la ceramica alla carta archeologica, a database. Adesso questo è fantastico, quest'ultima notizia, Roberto, della potenziale di come poter unire archeologia e storia in un modo molto, molto nuovo. Detto questo, il problema è sempre è come continuare a unire le forze e
come e che cosa fare, perché quella è la domanda che ovviamente stiamo tutti tentando di rispondere. E allora per concludere brevemente, mi sono accorta adesso, non so se come segnalare altri modelli di comuni vicini che stanno, forse siete, sapete meglio di me, io sono tornata da poco in Italia, però c'è questo comune di Montalcino che sta creando un po' un'opportunità, e mi domando se c'è modo di legarsi a questo, entriamo un po' in sistemi politici, non so, così, però in una situazione ideale stanno lavorando sul potenziare, no? Potenziare la ricchezza territoriale. Allora, a Paganico, Civitella Paganico, quello che io trovo molto interessante, che mi ha legato al progetto con Sandro su questa idea, non solo tentare di ricostruire una storia diacronica, no? dall'Etrusco al Medioevo, ma è anche per creare una nuova storia, perché qui gli storici siamo tutti, la conoscenza della storia è molto profonda del territorio, specie in Toscana, ma quello che manca è un pochino provare a raccontarla in maniera diversa. Paganico è vista come uno spazio di transizione, eppure ha un'identità importantissima per centralità di questo. E allora, attraverso il racconto di lunga durata e allo stesso tempo di tentare identitario, Paganico potrebbe essere un centro interessante, non più di transizione, di passaggio, di fuga, ma di concentrazione, come era in quella mappa dei patrizi di Monteverdi, no? Che guardi tutto il centro, è straordinario come tutto ritorna là. E quindi l'idea, no, di questo, si era accennato di creare anche un centro museale, per esempio a Paganico, o sicuramente a Civitella, non ho idea, ma concentrandomi su Paganico posso menzionare a quello, perché se si ha uno spazio, se si comincia a portare insieme oggetti e idee e storie e immagini, ricostruzioni, eccetera, e poi legarlo a attività turistiche, che sono veramente poi, non parlo solo di stranieri, ma anche italiane, no? Perché sono tante ricchezze così. Può essere veramente, con questa energia che si è creata, potrebbe essere maturo il momento per farlo e anche trovare altre risorse. Ora, Montalcino adesso sta creando un Tempio del Brunello, non so se nessuno di voi avete sentito parlare di questa iniziativa, che è il primo museo del vino, che è una cosa che in Italia viene un po' da ridere, perché il vino c'è da sempre, no? Però l'idea del museo del vino, che però è una idea molto interessante, perché attira la gente, perché oltre alla cultura la gente beve e mangia. E quindi poi è legato anche attività ciclistiche nel territorio, e sta pensando di appunto creare dei pacchetti perché non siano così sfuggenti i turisti. Per esempio Siena è una città meravigliosa, magnifica, ma non riesce a trattenere i turisti più di 2 ore di media. Vanno, vedono il Duomo e se ne vanno. Allora, in questa ottica di volere creare un'attrazione pubblica, uno deve anche vederla in questa ottica qua. E quindi questa era solamente una segnalazione e una provocazione per in una giornata molto scientifica, ma però legata a questo desiderio di pubblicizzare tutto questo lavoro. Quindi vi ringrazio moltissimo di averci invitato, e siamo molto felici di essere parte di questo, con la speranza di continuare questa conversazione e condividere, più importante di tutti, le ricerche e il progresso velocissimo che sta facendo. Altro commento era la villa San Casciano, c'è anche lì una casa, una residenza, una villa dei Medici per il progetto di Caldanelle, come con paragone per la lista dei Medici, che forse sapete lì, però che non era menzionata dall'intervento di Bosselier e Didier. Quindi quella era l'unica cosa che volevo dire. Grazie. No.
Grazie, grazie Vincenzo, ma io non credo sia una provocazione solo, cioè è anche una provocazione scientifica, almeno per i medievisti, nel senso che la curia di Pari era nel comune di Montalcino, cioè per capire il castello di Pari e la tavola di possessioni relativa a Pari arriva sul lato sinistro dell'ombrone, e perché le curie medievali spesso sono a cavallo dei fiumi e non vedono fiumi solo come confine. E ricordo addirittura la nonna di mia moglie, che abitava a Pian delle Vigne, quindi ai primi del Novecento, lei si ricorda che attraversavano la domenica a Guado e l'Ombrone per andare alla messa a Pari, perché era il luogo più vicino, oltre parrocchia di riferimento. Quindi questa, diciamo, il legame storico tra Civitella Pagano e Montalcino esiste e va sicuramente capito, anche perché poi immagino anche dal punto di vista del periodo etrusco sono due realtà molto interconnesse. E l'altro progetto che mi piace ricordare a cavallo sul limite del confine è quello di Petriolo. Noi abbiamo parlato dello scavo di Caldanelle, ma parallelamente Giovanna Bianchi e Anna Guarducci stanno conducendo delle indagini ancora su scala forse ancora più consistente, per quanto riguarda almeno la valorizzazione, a Petriolo, quindi fuori dal comune, ma in realtà nello spazio storico dell'Ardenghesca, proprio perché abbiamo questo sistema termale che prescindeva dagli attuali confini. Abbiamo tre bagni, Petriolo, Caldanelle, quello dell'altare, e quindi c'era un sistema che era articolato tra diverse sorgenti, alcune sul lato grossetano, alcune sul lato senese del Parma. Quindi i legami con le... e poi penso al fatto stesso che i murali sono in realtà soprattutto nel comune di Campagnatio e anche nel comune di Rocastrada, oltre che quello di Civitella Paganico. Quindi in realtà la piena comprensione di alcuni di questi temi presuppone un allargamento amministrativamente vicini. Lascio la parola a chi vuole intervenire. Io direi una cosa che mi è venuta in mente a proposito di Caldanelle e sul disastro ambientale che è stato perpetrato alla fine degli anni 70, perché chiaramente questo ci riconduce da un lato alla fatica e magari anche dalle colpe di chi fa ricerca, come diciamo tutti noi, no? Poi però abbiamo bisogno del supporto delle comunità locali e anche e soprattutto delle amministrazioni locali, appunto, per svolgere progetti su larga scala, ma anche che facciano appunto la sintesi poi di quello che si sta facendo nei territori. Si passa dalla politica. Ricordo che a Caldanelle noi ci siamo informati presso il Genio Civile a proposito di quel disastro ambientale. C'è stato detto che siccome lì l'acqua è stata intubata, cementata, costruito sul greto del fosso, addirittura un deposito, uno pseudo deposito, quindi un disastro totale. Poi quell'acqua lì, oltretutto, non è stata mai utilizzata, perché poi l'utilizzo è stato fatto con le acque di Petriolo, quindi sulla sponda sinistra del torrente Falda. Ecco, dal Genio Civile mi spiegavano che la società che ha fatto quello, o comunque a quello che so e che pensano anche loro, chi è subentrato abbia il dovere, è obbligato, ecco, è obbligato a ripristinare la situazione originaria. Quindi ora, diciamo, abbiamo aspettato un po' di tempo anche per altri motivi. A questo punto urge che questa tematica sia affrontata per rispetto delle comunità locali, ma anche per rispetto di chi fa ricerca e che spende dei soldi e fatica in quel luogo lì. Grazie. Forse un altro tema possiamo confrontarsi è quello che l'idea ha lanciato Michel di un museo, perché io sono sempre un po' preoccupato, avendo allestito musei che poi non sono mai stati aperti, oppure sono stati aperti per una stagione e poi ci sono stati problemi gestionali, ma il contesto davvero di Civitella Paganico è un contesto, mi sembra,
particolare, cioè c'è un humus dove forse la sede espositiva o più sedi espositive, ma dobbiamo un po' discutere, magari uno dedicato al termalismo e un'altra dedicata all'archeologia nel senso più classico, oppure è un comune già avere due campi passa crea problemi però non sento più niente. Si sente? Sì, io sento, ecco, avevo finito l'intervento, nel senso una sede o più sedi museali. Mi sentite? Sì, sentiamo. No. Sì, io sento. Sento ormai a intermittenza, quindi credo che il computer... Se posso dire qualcosa su questo tema del museo, perché l'avevamo affrontato anni e anni fa con l'amministrazione precedente anche, e che era stato addirittura approntato un'ipotesi di luogo dove... si sente? Ecco, di luogo dove... Come Andrea... Mostra... Marco, il problema di un museo archeologico attrezzatissima e l'ex quindi già azione, no, di loro sì. Insomma, Mariangela è sparita. Comunque, ecco, era stata approntata un'idea presso la sede municipale a suo tempo. Poi, nel frattempo, presso la sede dell'Associazione Archeologica, che è un laboratorio anche di primo restauro e dove vengono depositati alcuni materiali, noi avevamo fatto la richiesta non certo di un museo, ma come un magazzino, diciamo, visibile, un magazzino dove si predilige la tutela del bene, ma che è visitabile in un sistema decoroso, con anche le delle moderne applicazioni, appunto, che ci offre la tecnologia digitale. Quindi quella poteva essere un'idea. Affrontare l'ipotesi di un museo l'ho sempre vista molto complessa, un vero e proprio museo, ma questo non ci deve far demordere. Siamo, diciamo, un gruppo di persone interessate a questo territorio e che possono avere un peso nei confronti delle amministrazioni odierne. Esatto, Andrea, quello che volevo dire io era sempre che mi sentiate era proprio questo, cioè l'importanza dell'archeologia pubblica che vada a incidere anche sugli aspetti politici. Oggi siamo qua come studiosi, l'università e varie componenti di questi bellissimi progetti di ricerca. Penso che ci sia una grande partecipazione di pubblico, non ne ho sentore purtroppo come succede per tutte le attività online, però già il confronto fra di noi è bellissimo perché è una capacità di aprirsi a 360 gradi appunto a tutti gli aspetti dell'archeologia, dalla preistoria all'età contemporanea. Quello che appunto poi ci ha un pochino fermato anche nelle ipotesi che facevamo quando ero funzionario archeologo del territorio è stata appunto la possibilità di creare una struttura permanente, i costi per la sua istituzione e anche per la gestione. Ora chiaramente avendoci un gruppo archeologico così forte e ben presente da tutti i punti di vista, forse
in parte i problemi che potrebbero essere legati alla vita di un museo potrebbero essere superati. Ci vuole però uno sforzo investitivo iniziale che non è poco. Questo lo dico, ahimè o per fortuna, come direttore di musei dopo la riforma, questo spacchettamento tra territorio e luoghi di cultura aperti al pubblico, che ha portato alcuni di noi archeologi a fare una scelta per le direzioni regionali museali, con la consapevolezza però di quanto sia difficoltoso, attraverso l'istituzione di un museo, arrivare poi a fare un buon lavoro anche sul territorio. Quindi sì, è una bellissima idea e, ripeto, verrebbe come naturale conclusione di tutto un lavoro che sta producendo risultati importanti. Bisogna interrogarsi se sulla sua sostenibilità e magari coinvolgere nei prossimi tavoli l'amministrazione locale, perché sono poi i politici attraverso i quali, diciamo, si può istituire un museo civico, come potrebbe essere questo di Civitella Paganico. Chiaramente, appunto, è l'alternativa al museo nazionale, al museo statale, oppure ad un museo creato da un altro ente, come può essere una fondazione, non so, anche se il polo universitario può intervenire in questo senso. Si era anche ventilato, e Andrea si ricorderà, l'idea di portare parte dei materiali poi al MAM, che era, adesso è il museo archeologico che rappresenta la Maremma in tutte le sue sfaccettature, sia archeologiche che storico-artistiche. È una possibilità ulteriore nel caso che questi materiali siano a lungo destinati ai magazzini, ai depositi. Certo, una giornata come questa, la pubblicazione dei risultati, che via via può essere sia molto scientifica, molto tecnica, ma anche molto divulgativa, possono essere tutti incentivi per non far cadere mai l'attenzione e, appunto, muoversi secondo quella che adesso si chiama archeologia pubblica, ma che già molti di noi hanno sperimentato nelle forme, appunto, di una cultura partecipata, cioè nel coinvolgimento della cittadinanza, quella attiva a tutte le fasi del nostro lavoro, ripeto, dalla ricerca sul campo fino alla musealizzazione. Io credo che Civitella Paganico, quindi sono orgogliosa di aver partecipato per almeno un segmento a tutta questa, a questo bellissimo progetto, perché credo che Civitella Paganico ha nell'associazione di SEUS un forte elemento propulsore che potrà in grossa parte anche magari evitare o risolvere, no, criticità come possono essere quella della mancanza di un museo in loco. Credo che semmai un museo ci sarà, come tengono bene i siti archeologici, compresa la necropoli, perché l'ho toccato con mano, no? Con la manutenzione continua, l'attenzione costante anche per i problemi conservativi, che sono poi purtroppo lo zoccolo più difficoltoso di questo patrimonio, che spesso si scava e poi rimane lì e va a finire, come sappiamo, no? Con un groviglio, una selva intricata di rovi. Quindi credo che Civitella Paganico abbia tutti i requisiti per andare lontano, sia con gli aspetti della ricerca, come appunto abbiamo discusso oggi a questo tavolo, ma anche con la valorizzazione, oltre che con la conservazione, che sono appunto i tre elementi essenziali per poter far conoscere, fruire, godere e promuovere un territorio. Dobbiamo coinvolgere i politici. Alla prossima tavola rotonda, Marco, Andrea Marcocci e... Lo lancio come, ecco, come una possibilità ulteriore per avere poi sbocchi museali o di questa natura. Non so che ne pensano gli altri. Io vorrei intervenire perché mi sono ricordato un intervento di Giuseppe Sergi nel 96, dove in quel caso si parlava della speculazione edilizia sulla collina di Montemassi del Guidoriccio. C'era il mio sindaco, io abitavo a Roccastrada, che iniziò a dire: ma noi d'altra parte abbiamo un'emergenza abitativa. E Sergi disse: beh, i politici devono fare politici e gli studiosi devono fare gli studiosi. Noi abbiamo una, diciamo, tavola rotonda di studiosi e possiamo fare una proposta concreta, però cantierabile. Cioè possiamo dire: da questo incontro le università, le associazioni, la sovrintendenza
esprime l'auspicio di realizzare magari forse un centro di documentazione o quello che forse tecnicamente ci può aiutare più Mariangela cosa chiedere, e fare una richiesta pubblica al comune, alla provincia, alla regione, alle istituzioni, e poi saranno i politici a dover mediare tra chi vuole il museo e chi non gli interessa o chi addirittura non lo vuole, un po' come accade per quanto riguarda la tutela dell'ambiente. Cioè, se non ci fosse un'organizzazione delle associazioni ambientaliste, nessuno si farebbe carico di interessi diffusi, perché ciascuno poi magari ha delle resistenze motivate, chi ci vuole andare a caccia, chi vuole chiudere un fondo, eccetera. Invece, se ci organizziamo come archeologi interessati a questo territorio e facciamo una proposta, poi magari la proposta viene bocciata, ma c'è la responsabilità politica di un attore che ci dice di no. Non so voi cosa ne pensate. Credo che non deve essere necessariamente un museo, ma può essere anche un centro fisico, dove può essere un centro di incontro, dove ci sono conferenze o anche delle mostre non permanenti. Oppure potrebbe essere anche un luogo in cui ci si sposta, no? Abbiamo tutto nel comune, ci sono molti spazi che non sono conosciuti, ma che hanno spazi vuoti. Adesso c'è molti spazi che hanno bisogno di contenuto, specialmente monumentale. Quindi non deve essere solo un museo, se museo diventa un termine pericoloso o già stato provato. L'idea è essere di un laboratorio culturale in cui l'archeologia e la storia vengono insieme e si continua questo tipo di discussione. Sono d'accordo sul creare una cosa dinamica, come ha testimoniato poi tutta la giornata di oggi, che si sono confluite così tante competenze e, come sottolineavo io prima, l'internazionalità della cosa, non per rendere non locale, ma perché proprio il locale non rimanga locale. E quindi tutte queste competenze che si muovono all'interno del territorio. Sì. È importantissimo anche quello che hai detto a proposito della conoscenza all'estero. Io, vivendo negli Stati Uniti, costantemente mi trovo in situazioni dove le persone non sanno cosa sta succedendo in Italia, di cose straordinarie. E mi sento sempre di dover spiegare perché gli italiani, e qui divento italiana quando sono negli Stati Uniti, dove dico, sono talmente impegnati con tanta ricerca che non hanno tempo per tradurre oppure per essere coinvolti o anche andare a conferenze. Sentivo l'altro giorno persone che dicevano, Dio, devo andare a fare questa cosa, ma non c'è proprio l'interesse, perché poi la gente è interessata nel locale, perché è talmente ricco, quindi comprensibile. Però per anche, tra l'altro, attivare attenzione internazionale e forse anche attirare finanziamenti, con un po' di organizzazione uno può anche far coinvolgere le due cose, di dire trovare una rivista scientifica interessata, non lo so, c'è moltissime cose che si possono fare se c'è interesse di uscire dal comune, di uscire fuori porta. Posso fare un esempio di un nostro amico, almeno di alcuni di noi, di Marco Valenti, dell'archeodromo di Poggibonsi, che è più archeologia pubblica quella lì, che non ce n'è, però l'importanza dell'archeodromo di Poggibonsi, che non è conosciuto solo a Poggibonsi, è una realtà internazionale, hanno vinto anche dei premi, per dirvi, ma non si vincono se non vai nei posti a partecipare alle gare. Comunicarlo, purtroppo non è che ce lo la nostra lingua italiana non è la lingua universale, e non è letta, non è una lingua letta da molti, purtroppo. E tante cose nostre sono rimaste bloccate qui. È proprio questo, proprio il rimanere bloccato qui che ci rende, che non ci rende, che non rende, cioè non so se mi, non so, se mi sono spiegato, ma è proprio il localizzare troppo l'informazione che noi tiriamo fuori dagli scavi, che non,
ci permette di fare archeologia pubblica. Non ci permette, questa è la parola. Io, scusate, bisogna che vi saluti, ho un matrimonio. Me ne devo andare. Vi abbraccio tutti e questa bella riunione, secondo me, potrebbe realizzare un atto concreto, come un, per esempio una richiesta all'amministrazione di, come diceva Roberto, di un intervento. Io intanto un bacio alla sposa anche da parte mia. Allora, e io penso forse è prematuro, nel senso, io propongo, se può essere una buona idea, magari può essere il polo universitario a farsi promotore, più che di una proposta ancora di un altro incontro, dove invitiamo alcuni soggetti che non abbiamo invitato, cioè il MAM, che è stato evocato, Marco Valenti, perché nulla vieta che sia il Museo del Vino di Montalcino, che può essere sia un modello da imitare per fare un museo a Pagani, oppure si può iniziare con una sede distaccata del MAM, con una sede distaccata dell'archeodromo o di questo Museo del Vino, o qua, se ci vengono in mente altri soggetti che in questa fase embrionale ci possono fare un po' da incubatore di impresa, e quindi fare prima un'altra riunione più operativa su cosa vogliamo, diciamo, e ovviamente invitare il comune, la provincia, se possiamo avere un rappresentante anche della regione, le fondazioni bancarie, i comuni limitrofi, possiamo organizzare qualcosa sulla politica dei beni culturali in quest'area della Maremma, con riferimento però a elaborare insieme delle proposte operative che siano coerenti con i bandi europei a cui dobbiamo puntare, ovviamente, o con altre forme di finanziamento, fondazioni bancarie, come accade per esempio nel mondo più anglosassone. Ciao Andrea, grazie. Ciao Andrea. Bene, vista allora, se non ci sono altri interventi, allora ci aggiorniamo su questa nuova proposta, magari un altro incontro sulla valorizzazione dei beni culturali, chiamando anche soggetti specifici da questo punto di vista. Grazie, grazie a tutti gli intervenuti, a tutti coloro che sono rimasti. Buon pranzo e buon matrimonio, Andrea. Arrivederci. Arrivederci, buon pranzo. Grazie mille. Ciao, grazie mille. È stato un po' più.